Thank you.
Lulu. Bah. Buonasera, come state? Che mi raccontate? Che stai facendo? No. Ma c'è Lullu? No, non c'è Lullu. Non c'è nessuno. Ma che spaccimma sto combinando qua? Voglio Marono. Voi non avete idea di cosa sta succedendo qua dietro. Voi non potete sapere cosa sta succedendo qua dietro. E non mi farò vedere. Più o meno. Credo. Buonasera, buonasera. Raga, ultima live della settimana, ultima live della vita. No, non è vero. No, non esageriamo, ma non siamo troppo criptici. Eccoci qui. Che mi raccontate di bello? Cosa avete fatto questa giornata? Sto dicendo questa sera, ma adesso è questa sera. Non ho acqua, non mi sono manco preso l'acqua. Non ho fatto un cazzo, sono una capocchia, sono una di quelle che scrocchia proprio. Ma wait a moment. Mazza, ci sbagliato tutto. Vabbè, comunque, quanti di voi vogliono imparare a diventare genitore stasera? Alzate la mano. Oggi seguiremo un corso base. Becca. Ma in che senso? Ma c'è di sei sabato, sì. Ma scusa, l'altro ieri qua c'è scritto BH. Oh, ti dai sta calma però. Ah, vabbè, comunque. Va bene, quindi oggi impariamo a diventare genitori. Più o meno, circa. Impareremo che non bisogna lanciare i neonati quando si è sotto stress. Lanciare in aria, dico. D'altronde, buonasera Anna, Angelica, Samuele, pillole di gamer, Calabg, Angelica l'ho detto, vero? Cacco e Asnia, c'è pure Asnia, signori, attenzione, Samuele ti ho salutato, a te, non lo so neanche, vabbè, non ci ho fatto caso, regalo, mi vorrei a breve Terminus, Roma Terminis, spero state tutti bene, oggi mi sono arrivati libri, che libri ti sono arrivati? Oggi ho truccato il mio amico? Ma aspetta, contestualizza meglio. Era una trappola? È una cosa che ti ha chiesto? È una cosa che avete voluto fare insieme? Che tipo di trucco hai messo? Cioè, spiegaci un poco meglio, Angelica. Mi hai fatto del tuning? Ora viaggio con dei LED nelle scarpe. Perché non l'ho capita? You got the to pimp my friend. Chi è che fa il pappone? L'ho solo truccato. Quando ho truccato io sembravo uno yokai. In che senso sembrava uno yokai? Che l'hai fatto diventare? Una specie di Pokémon fantasma. L'avevo capito, avevo fatto la battuta per farti almeno sorridere. Samu, nessuno capisce le tue battute. Già a parte i tarandelli. Vieni su Fortnite. E che ti faccio il cucucucolo. No scherzo. Come stai, Darione Nazionalone Zozzone KLCHCKSCKCSKC? Questo era un codice per sbustare le carte Pokémon online, giusto per dire. Chris, va tesoro mio. Buonasera, caro. Ti raggiungerò su Fortnite alle 3 di notte. Ti aspetto tra 6 ore circa, va bene, caro? Mentre dormo, giochiamo? Così mi fai il culo quanto vuoi. Come stai, Chris? Io ho già la caviglia slocata, non posso essere anche madre. Lo sarai nel cuore, madre. Madre Anna Tosti di Calcutta. Non vuoi essere madre? Doppia sub? Doppia sub che vuol dire? Cioè, nel senso che fa doppia emote, doppia... doppi punti, doppi... Boh, doppi schiaffi... Che succede? Sono minorenne? Vabbè, ma anche da bambini si giocava a fare i genitori. Scusami, i bambolotti, le cose. Dai, cioè. Tu lo stai come è andata la mia di giornata?
parte Windows, non, no? Non ti sei fatto sentire, credo? Ipotizzo? No, non sono madre comunque, sono solo fratelli di umani e anche di felini. Ah, non sei madre, pensavo. Ma beh, dannazione, Cala non è una madre. E mo come si fa, regà? Che disdetta. Cala, che facciamo mo? Ci inculiamo? Quanta luce. Quanta luce, mamma mia. Magari. E che facciamo? Drac! Passo un po' la voce. Drac, grazie per la resub! Gentilissimo! Ma come stai, caro? Tutto bene? Sì, pronti? Pronti per cosa esattamente? Vuoi diventare anche tu un neogenitore? Vuoi imparare come si accudisce un neonato? Stasera scopriamo tutti i trucchi per diventare un ottimo genitore. Mi raccomando, la cucchiarella per le mazzate, lo zoccolo da lanciare in faccia e vabbè, la cintura per frustare, sostanzialmente. E non ci dimentichiamo anche della violenza psicologica per rendere più deboli i figli. Non vorremmo mai che i nostri figli ci spodestino dal nostro trono, giusto? No, non vogliamo. Certo, assolutamente no. Va bene. Intanto, poi c'è mia madre che mi ha scosso quando ero piccola. Ma tipo ti ha preso e ha fatto. Anzi, abbiamo un esempio. Ecco qua. Questa è Angelica. Molto rosa. È molto Celebi. Quindi questo. Io sono la madre di Angelica. E quindi praticamente prendo Angelica neonata. E se riesco. Che non si vede bene, però. Vabbè, lo vedete, Angelica è un po' trasparente, raga. E tipo così. Smettila di urlare. Maledetta. Perché continui? Ah, però così si vede meglio. Maledetta! Così faceva? Beh, magari è riuscita a darti una scossa per la vita. Hai detto che tu hai una faccia da culo su Snapchat, non dirlo mai più. Ma guarda, Caco dice solo cavolate, mi fa solo incazzare quando dice queste cose, soprattutto su di se stessa. Cosa mi significa quel incredibile? Ci sta pure Asnia? Cosa stai cercando di dirmi? Asia, scappa, vai via. Vai via, scappa. Scappa. Salvati, Asia. Ti devi salvare. Non devi stare qua. Ti fai solo del male. Io facevo il gatto? Come, miagolavi? Ah, no. Ah, perfetto, ci sono. Va bene, Chris. 1v1 alle 3. Vabbè, perfetto. Perfetto, mi fa piacere. Sì, è vero. A volte faccio battute troppo intricate, ma non mi giudica. Io ti giuro. Ti giudico comunque. Ho dimenticato anche una cosa. Ho fatto il simulatore di guida in. Vicenza? No, Verona? E ho avuto la nausea per 2 ore e mezza. Infatti ho la spesa con il mal di mare. Non dovresti avercelo tu il mal di mare? Perché ce l'ha la spesa, scusami? E quando hai fatto la spesa mentre guidavi, scusami? Non ho capito. Sono astemio, non posso ubriacarmi. Ho proposto alcolici? Ma quindi ho sbagliato quando ero appena nata mia sorella, l'ho lasciata dal divano. L'ho lanciata dal divano, quindi è per questo che è un po' stupida. Non lanciare tua sorella. Volevo farlo ieri, ma Twitch non me lo consentiva. A proposito di sub, raga. La ciancla, cos'è la ciancla? Brasile? A proposito di sub, non so quanti di voi sanno, su Twitch ogni anno a settembre c'è il Subtember. Cosa vuol dire? E ci saranno degli sconti sulle sub. Quindi, se siete persone che hanno comunque interesse a supportare economicamente, perché ci sono tanti modi per supportare il canale. Appunto, ripetiamo: se siete interessati a supportare il canale economicamente, a settembre potete farlo ugualmente, ma a prezzo scontato. Poi c'è anche la cosa che se allungate più sub avete maggiore sconto. Però quella è una vostra scelta nel caso che cazzo ne so, volete spendere 20 euro e boom. La butto lì. Questo non vale solo nel mio canale, ma vale in tutta Twitch, in tutti i canali. Quindi prendetela come cosa per universale. E a proposito di questo, io infatti vi invito, se volete subbarvi in questi giorni, prossimamente, non fatelo piuttosto. Aspettate il momento in cui faremo uno speciale dedicato proprio allo September. Faremo qualcosa carino, tematico. Non so se fare tipo una cosa di donazioni o altro. Non lo so. Volevo fare una live speciale magari nel fine settimana. Un fine settimana dove non sono né in fiera né fuori a fare in culo a fare cazzate. Piccolo reminder. Comunque.
Ma quindi ho sbagliato quando. No, questo ho letto, volevo farlo ieri. Twitch è stronzo. No, grazie, sono pronto a non volere figli. Ma è divertente avere figli. È super costoso, è super stressante. E devi sacrificare completamente la tua vita. Al giorno d'oggi parliamo, perché comunque non ci sono i presupposti per avere effettivamente dei bambini, no? Cioè, non conviene per un cazzo al giorno d'oggi. Cioè, perché ti metto in condizione di farlo. Però ti dicono di farli, no? Fate i bambini. No, quella di Windows è stata tutta la mia giornata. No, quella di Windows è stata tutta la mia giornata. Oggi non ho fatto un cazzo. Ah. Hai sparato a COD? È la prima cosa che mi viene in mente. Colpa mia, l'ho mandato in tilt con la sabre calata. È vero, perché tu. Ma ti ho ringraziato ieri per la sabre calata. A proposito, Dario, come stai? Io, raga, bene. Bene, sono sfocato in questo momento, ma bene. Perdo un po' di pixel. No, è stata. Allora, per me oggi è stata comunque una giornata un po' stancante perché mi sono svegliato malissimo. Avevo un botto di sonno. Infatti, quando sono tornato oggi a casa ho dormito un'oretta, raga, ne avevo bisogno, veramente. E sono riuscito a lavare l'auto. Che faceva schifo in culo. Così almeno domenica, quando faccio la festa di compleanno posticipata, almeno la gente che entra dentro non prende tipo batteri sconfitti tipo milioni di anni fa. O magari esce dall'auto con tre braccia, perché dovete sapere che io l'auto la uso per lavare. Lavorare, ho mancato delle lettere. La uso per lavorare, quindi solitamente ci metto cose dentro e poi le caccio. Le metto dentro, tolgo, faccio robe. Quindi è un caso, è un casino, ragazzi, sostanzialmente la macchina. Ed è un po' che non la pulivo. Poi, soprattutto in occasione adesso che iniziano pure le fiere, mi sembrava doveroso, ecco, dargli una bella sistemata a sta cazzo di auto. Con tutto che c'è ancora l'ammaccamento. E poi niente, ho lasciato il telefono ieri, quello nuovo che si è rotto. Dovevo ritirarlo oggi, ma niente ancora. Devo vedere domani. Dovevo tagliarmi sti cazzo di capelli che non ce la faccio più. Sono ingestibili. Effettivamente qua sembrano normali. Però ecco, vedi, sono storti, ragazzi. Ho i capelli storti. Ho il mio cranio. Non lo so. Annie, come stai comunque? PS Hero, giusto, hai ragione. E poi niente. Ah, sapete che il nuovo gioco Wukong ha fatto scatenare delle polemiche da entrambi i lati? Credo, più o meno, sono successe cose. Devo approfondire, però, sono successe cose, regà. Penso che la casa di sviluppo ha detto cose strane e ambigue. Poi non. Poi niente. Ah, sono felice che in teoria lunedì prossimo arriva il nuovo merch. Quindi, regà, settimana prossima, live lunedì, spacchettamento nuovo merch. Vi ricordo che ci sono le cose a tema Dungeon Food. C'è Carmilla che gira attorno a se stessa. E poi le magliette di Flowey che vi devo far vedere. Saranno solo tre. Poi più avanti, soprattutto per Games, perché ne farò molte di più. Se saranno belle, ecco. Perché è una prova. Gli fai brutta bagarospa. Io ti. Ma vi alleate tutti contro di me? Caco, no, è che tu dici cattiveria su te stessa. Non va bene. No. Tipatica. Dario.exe non capisco. Io non capisco un cazzo. Io ho capito perché sono diventata così. Da piccola tra io che facevo Spider-Man, mia sorella che voleva prendermi in braccio, non capendo che non era capace, e le carezze molto forti di mio padre. Oh, che carino, era affettuoso. Ho sbattuto un sacco la testa, sono diventata speciale. Io mi ricordo mia cugina, che adesso non so se ha 20 anni addirittura, e mi fa strano vedere le cuginette piccole che adesso sono grandi. C'era questa mia cugina che da piccolina, mi ricordo proprio sta cosa. Si metteva vicino al muro, si dava le testate al muro e rideva. Però vi giuro, è normale, è normalissima. Io ho pensato che magari diventa psicopatica, invece è normale. Forse avrei dovuto farlo anche io. Dopo i simulatori di guida sono uscito dalla scuola. Ah, simulatori di guida, sono uscito dalla scuola, sono andato a Pide nel supermercato e ho fatto la spesa. E dovevi fare l'annuncio! Ma l'annuncio è per le cose riguardanti la live! Non fare abuso di potere, cla. E in realtà questa cosa cambierà Dirio? Che cosa? Quella di Septembers. Con Septembers conviene sempre fare l'abbonamento di 6 mesi che dà un sacco di soldi. Infatti. Ero molto cretina da piccola. Ma anche adesso sei piccola. Non che sei cretina, però. No? Ancora più piccola, intendo. Purtroppo gli sconti delle sub verranno tolti nei giorni. E anche regalandoli. Tutto via esaustito con ad ogni 5 sub regalate un. Ah! No, però ho visto, c'è il 20-30% di sconto. Vabbè, da vedere. Mi informerò meglio e vi faccio sapere. Entro spacco, Xiao. Xiao non è tipo uno streamer, là. Mettete. No, no, dentro nella macchina, intendo. Cioè, d'altronde.
Io sono andato in montagna e faceva freddissimo. La montagna è in alta quota. Se vai in alta quota senti un botto di freddo. Poi soprattutto se sei in mezzo agli alberi, che gli alberi aiutano a combattere il caldo, sai, soprattutto in città. Se mettiamo più alberi, la città diventa più fresca. Se togliamo gli alberi, la città diventa più bollente, grazie al pipo. Ma questo molti non lo capisco. Questo sfondo mi ricorda un po' Teo Teocoli, a mai dire. Mai dire cosa, però? Mai dire cosa! Fateli crescere i capelli e fatti il muletto. No, 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 non voglio diventare un mulo. No, non mi sembra il caso. Solo perché sono di Napoli, non è che il ciuccio sia una cosa ottima. Sì, ma in realtà ce l'aveva con lo studio dell'articolo, non col gioco. Ma no, no, vabbè, era per buttare la cosa. Sì, Carmilla, vi faccio vedere come trottola. Hanno fatto i soliti titoli a cazzo degli articoli. Le Sgoschi, un gioco che ha creato delle polemiche. Wow, ah, davvero. Devo essere sorpresa, sorry. Oh mio Dio, che cosa triste, soprattutto ma è successo. Cosa ha scatenato? Sto cazzo, Asia. Scusa il francesismo, ma ti voglio bene. Mi stai prendendo in giro. Mi sento preso in giro con quel messaggio. Ma l'evidenza non evidenzia una mazza. Era là, non giuro. Non volevo usare la comunicazione. C'è il. Ma non è vero, no? La ricompensa di evidenza si vede, io lo noto subito. D'altronde, per caso ho detto da. No, 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 ho detto d'altronde, ho detto. Uova tonde. Non lo ricordavo, un attimo scondesso, scusami. Uova tonde, come stai, Cami? Tutto bene, sei pronto a diventare genitore? Ma le porti anche al Como Fan le maglie perché sto risparmiando vendendo cose per svuotarti. Ma se devi svuotarmi lo stand. Ma perché giochi? Hai giocato Undertale, caco? Io ho la maglietta solo di Flowey di Undertale. Per il momento, poi magari un giorno potrei fare anche quelle di. Con lo sfondo, cioè con la stampa di Foxy, Roxy. E vedere anche altre, perché non sarebbe male fare delle magliette fighe. Minchia, Sid Cult of Lumb, raga. Sai quanta roba interessante potrei fare con le magliette. Ah, magari dopo le polemiche sono tornati parzialmente indietro. Samu, fai una podcastata a tema! Sfrutta il momento! Madonna, io ti do le idee. Dobbiamo essere collaboratori, Samu. Dobbiamo accarezzarci. I piedi a vicenda per questo. Sì, tanto freddo. Ti piace il freddo? Ma io credo che esplodo. Cioè, perché. Ma in che senso esplodi? Sì. Mai dire gol? Golasso? Mai dire Bruno? Tu sei Bruno. Ti permetto. Papo pepa parapapa. No, 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 no. Qua non guardiamo i cinefantoni. Fatti una vita da dodobolo. Cloud, mi fai mod un attimo? No, no, non credo. Non credo proprio. Tu non avrai mai il potere qui. Ma dire la parola con la B, bolognese? È Tutte da le sere dodobolo, bolognese. congree sul minore di Trevo io. Mi dissocio. Non ci sono minori di tre qua, eh? Alzo le mani. Mary! Ma buonasera! Come stai? Tutto bene? Bello sto cazzo, in che gioco io lo. In che gioco lo posso trovare? Oddio. Potrebbe essere. No, ci sono giochi con i piselli, quindi tranquilla, ne puoi trovare. Non so dove, ma potresti trovarli. Magari Wukong c'ha qualcosa. E comunque non stavo prendendo per il culo te. Ma, dai, Shwagi. Chi è che dice Shwagi? Ah, Scooby-Doo, vero. Comunque Daryl to Bless ha funzionato. Ha funzionato? Ha fatto agitare gente nei messaggi, nei commenti. Sono minorenne, decisamente non pronto ad essere genitore. Ritorniamo al discorso di prima. Anche i bambini possono giocare con le bambolotte e simulare di essere neogenitori. Non è una cosa strana, è sempre stato così. Bravo Cla, bravo. Rispondi al dittatore che sono io qui. Fisso i miei amici intanto che gioco, quindi in pratica sì. Non fissare i tuoi amici, li metti a disagio. Despawna dalla disperazione. No, che disperazione. Comunque è assurdo che papapopo se si riesce a capire subito. No. Eh sì, perché frate, ormai tu sei da Cinepanettonis, capisci? Che si fa? Ah, Dado, ma tu vieni domenica a Torino, vero? Ci sei? Vieni, vieni alla mia festa di compleanno, vero? Dado, Dados, Dados Bolos. No, vaffanculo allora, Dado, ti odio. Mi hai fatto incazzare adesso. Una podcastata difficile perché si può definire in poco. Però, in quello che tu sai, si potrebbe fare. Vedi, Sabu? Mi raccomando, a cazzo duro, mi raccomando. Hai della ciccia che puoi cicciare fuori tu. Correttore di me. No, se. Ah, sì, apriti di Instagram, non ti incazzare. Non ci sono chi mi ospita. Come non ci sono? Scusa, tu abiti a Torino? Al momento sì, stai a Milano. Ma è temporaneo, poi torni a Torino da noi. Dobbiamo recuperare tutti i giorni che non ci siamo visti, tipo tutti. Dormo per terra? Niente di meno, hai bisogno di dormire, non puoi venire, andare e tornare. Secondo me sei proprio veramente, guarda, fai di tutto. Ah no, ma tu ci sei a Torino?
Domenica? Minchia, adesso sto invitando la gente al compleanno. Vabbè, sono a merda. Mary, pure tu ci sei a Non lo so, però Mary è un po' difficile. Però magari Mary anche. Ha creato la versione kinky del gioco del correttore. Ho paura. Piedi e fame un po' alla Peppe Fetish. Tu sei Peppe Fetish. L'hai mai visto Peppe Fetish, Asia? Tu mi ringrazi, ma perdono, non riesco a ricordarmi a chi c'è il tuo nickname. Ah, no, no, stavo dicendo potresti vedere ad Alessandria, ma non lo so. Non penso che Asia riesca a venire. Ha dato l'invito a noi, no. Ecco, appunto, ti ho anticipato. Sono in basilica. E allora che cazzo vuoi, però? Come con le stampelle che hai fatto? Ma che ora fai il compleanno? Scusa, la sera? Sì, la faccio alle 22:59. No, non è vero, la faccio a mezzogiorno. A una sala bowlings. Che hanno anche i giochi arcade, robe del genere. Sai, no, tipo un po' alla Fazbear Entertainment. Facciamo un compleanno FNAF statistico. Se festeggi alle 9? 9 di sera o 9 di mattina? Devo stare un'altra settimana qui, non riesco a cambiare, quindi nemmeno viaggio. Ma che cazzo, ma veramente? Vabbè, stonks. Capisci? Più vacanze, meglio. Cioè, da una parte, poi dall'altra un po' meno. E tu, Dario, ci sei a Torino? Io ci sono sempre a Torino. Io ormai sono solo a Torino. Cioè, dietro sì, c'è Napoli, però sono a Torino purtroppo. Sì, Dado, proprio lì. Grazie, fatto a capirlo. Beh, sì. Ah, perché forse è l'unica cosa che c'è da Torino. Un semplice utente di Derio che ti ha trovata molto simpatica. Molto simpatica, Asia. Mi raccomando, segui Mary anche su. Ragazzi, seguitela su Instagram. Seguite Mary su Instagram. Vi giuro, non ve ne pentirete. Anzi, facciamo una cosa, visto che ieri non l'ho potuto fare. Poi direte: ma no, Dario, che cazzo fai? Ma così voglio spendere soldi. Mi dispiace. Ecco qua. Aspetta, aspetta, arrivo, aspetta. Ecco qua. Ecco qui. Perfetto. Prego, raga, prego. Seguitela, mi raccomando. Se no mi incazzo. E non mi fate incazzare. Alla fine ho scelto il bullying. Eh sì, perché c'è Mauri, c'è solo una persona, Mauri, che è allergico alle zanzare. Io ho detto, vabbè, magari mettiamo i cosi anti-zanzara. E sai perché volevo farla all'esterno, la festa, Samu? Sapete perché volevo fare la festa fuori casa, dentro un parco, raga? Perché volevo trovare un punto sotto gli alberi, al fresco, all'ombra, dove ci mettiamo abusivamente tutti quanti a festeggiare il mio non compleanno fatto dopo 4 giorni, a tema Summerwin. È per quello che poi Bea ieri mi ha fatto la casetta, la casa dentro a tema Summerwin. Perché dovevamo farlo così. Però appunto, proprio perché non volevo far morire Mauri per una zanzara, fa niente, andiamo a sperperare danari ai bullings. Dario non è Torino, Dario è Torino, ma non ti permetti di darmi del Torino a me? Ma perché io conosco Torino? Mi manca Torino porco tu, perché so che mi odio questo posto. Sei lì per la patata, Dadobolo, cazzi tuoi, vedi? La patata distrugge un uomo. Ma no, veramente, sei scappato quel posto, vieni qua, dai, adesso che possiamo socializzare di più. Guarda, se avessi 1,20 € sul conto sarei venuto volentieri alla tua festa. Vabbè, sì, intanto ti aspetto. Tanto so che tutta la sorpresa, ma tutti vi fate vedere la Per la patata compleanno. e per la grana. Vabbè, grana padano, ma scusa, me lo trovi ovunque, anche al supermercato. Mi sembra un po'. Capisci? Milano è sempre Milano. Raga! Aperitivo! Ai navigli, fega! Scusate, raga, no, non voglio prendere per il culo i milanesi, in realtà mi fa ridere. Però prendo per il culo tutti, quindi i milanesi fanno parte delle persone perculate. Anzi, forse sono quelli più perculati. Addirittura davanti ai napoletani. Cioè, io, ecco, Ev Milano. Tu dici poi Ev Rimini, che sei di Rimini, che pare. Comunque, scherzi a parte, potrei sentire Aurora e vedere se si può fare davvero sta scappata a Torino. Scappata addirittura. Fuggitive. Io ho mandato una nota vocale nel caso, quindi fatemi sapere. Tanto non devo prenotare, non devo fare niente, perché penso che ci possiamo presentare là a fare quello che vogliamo, credo. Mauri, il secchio di Zack, o un altro Mauri, è Zack 2, la vendetta. Ah no, no, era solo per sapere, per non fare la statua al parco. Oh. Apericena al massimo, oh mia bella Madunina! Che si lava i fazzoletti? Per i poveretti della città? Più perculati per buoni motivi? I riminesi? Comunque Dario ci penso. Azz, ti diletta Leotta questa idea. Dai. Purtroppo non ho la vostra stessa pazienza a imparare le attività artistiche.
artistiche, quindi purtroppo non lo sono. Però se ho capito bene, tu sei un artista 3D, adoro tantissimo, vedo l'ora di vedere la tua arte, visto che la grafica... Hai visto il link dell'Instagram, del suo Instagram? Vedi, guarda, sbircia lì, che poi purtroppo non subito, a ottobre, la intervisteremo, toccherà anche a lei. Comunque Dario ci penso, che okay, esagerata. Milano è una merda... ma Samu, ma dimmi una volta che Asia non sia stata mai esagerata, che deve prendere un'opinione e dire... Allora, opinione mia, ma sta cosa è pura merda, cioè fa schifo, cioè zio, ma come cazzo ti viene in mente ad apprezzare questo, come fai ad avere dei gusti verso questa cosa in modo soggettivo, faccia di merda, cioè no, non dice così, però più o meno quasi, è un po' estremista, ecco. Stavo scrivendo un attimo, e l'hai scritto un attimo. Asia, ma sei mai stata da Alessandro? No! Chi è Alessandro? Lascia stare Alessandro, tiralo fuori da questa situazione. Neanche tanto, sinceramente. No, 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 raga, qua non si insulta una città, eh. Non si insulta. Vabbè, comunque, io direi anche di cominciare, che dite? Penso che sono le 9:30, dovremmo anche cominciare. Io ho voluto iniziare volutamente tardi questa live perché ero un po' stanco. Quindi, allora, vediamo un po'. Cambiamo categoria. Ma voi... Voi lo conoscete sto gioco, raga? Aspetta, vediamo se riesco a farvelo vedere. Lo conosci? Allora, è una serie di giochi My Universe, ok? Questo si chiama My Universe, My Baby. Lo conoscete? Non hai bisogno di giustificarti, Dario? Sempre, devo farlo sempre. E il fatto che pago 1 milione di euro per l'affitto? Vabbè, ma è normale, frate, cioè, sei a Milano, che ti aspetti? Una stanza Esatto, qui in non si 10? insultano le città, tranne Napoli, che schifo il Napoli. Allora, tu non puoi dirlo? Faccia di culo, perché tu sei in Lombardia. È come, un po' come la gente africana o afroamericana che ha la N-World Pass, diciamo, no? Loro possono dirlo. Tu non puoi dire che Napoli fa schifo. Posso dirlo io. Io ho il diritto di dirlo perché io l'ho vissuta a Napoli. Tu ci sei mai stato a Napoli per dire che fa schifo? No! Allora, Mutu! Azzè, pure la copia fisica. Sì, perché vi devo spiegare. Quando il mio caro amico Gafas96, ex streamer and collega, ha detto alla GameStop adesso, cioè adesso è da tanto che ci sta facendo carriera il ragazzo. Quando il ragazzo mi ha portato quest'altro gioco molto bello che devo giocare, che abbia finito, ha consumato, ok? Mi ha portato anche questo a sorpresa e me l'ha regalato. È per questo che c'ho la copia fisica di questo. E non me ne vergogno a portarlo insieme a voi. Quindi questa live io la dedico a Gafas, che nel caso in cui diventerà papone, guarderà prima questa live, nel mentre la dolce attesa di 9 mesi, imparerà tante lezioni su come gestire un bambino. Ok? Un saluto a Gafas che ci segue sempre, che significa occhiali in spagnolo. Sì, è un po' spagnolo lui. Un po' albanese, un po' rumeno, un po' tutto. Se io trovo la faccia del bambino sono inquietante. Ma no, dai. Solo perché mi somiglia. Ma qual è il bambino prima di tutto? Vabbè, si sta consumando. Elia, ma buonasera, caro. Sono entrato a salutare e sarò un po' qui. Sappi che stasera è live cazzone, te lo dico. Oggi facciamo i genitori. Gli autoironici e assolutamente non permalosi napoletani. Non citare pagine Facebook bastarde. Se ci fosse un posto da bruciare, la seconda opzione più valida sarebbe Milano in prima la Puglia. Perché la Puglia proprio, scusami? Io torno come sempre tra una decina e 15 minuti per passare la serata con un quadruple anziano. Gli dai un bacino da parte mia, per favore. Oh, Madonna, Asia. Dario, siamo letteralmente la città più pericolosa di... Oh! Attenzione, attenzione. Flame, c'è il flame. Dario, siamo letteralmente la città più pericolosa d'Italia. Letteralmente le uniche volte che ho subito delle... Vabbè, sì, è contestuale. Le volte che mi molesti sul treno era quando andavo o tornavo da Milano. Vero, ci ha raccontato robe. Però il treno è un'altra cosa. Quell'unica volta che sono stato a Milano non mi sono sentito al sicuro nemmeno una volta. E soprattutto ho perso il conto di quante ragazze hanno denunciato a Milano. Cose non consensuali e tentativi di cose non consensuali, molestie pesanti, furti, eccetera. Quindi no. Ci sta. Ci sta. Ottima argomentazione. Non sto esagerando. Io non volevo toccarla su una cosa seria, però scusami, cioè. Mi faccio i cazzi mia la prossima volta. La Puglia è bella perché è lunga. Ti piacciono le cose lunghe? Che carino che sei. Tutta colpa dei negligenti. Attenzione. Ovviamente è colpa dei negligenti. Perché ci abita un mio amico. Motivo valido per eliminarle. Ah, perché ci abita, no? Abitua, dove l'ho letto?
Lo farò sicuramente, ti faccio poi sapere cosa ne pensa. Va bene, va bene. Buonasera, buonasera gente, buonasera signor Dario. Di cosa state parlando, bello? Stavamo scherzando su Milano e su altre città, però qualcuno forse si è un po' scaldato. Però adesso ci calmiamo un attimo le palle, ce le cambiamo un attimo. Milano merda forria, ma scusa, non dicevi tu che era carina, che era una città carina. Però meriti tu più di tutti, ci puoi dire effettivamente Milano. Come città, diciamo, ecco, sostanzialmente. Stiamo aprendo un dibattito qui, vabbè. Io essendo Un nato in provincia. saluto a tutti i nostri amici di Milano, Forza Milano. Vabbè, comunque, io essendo nato in provincia di Bari, posso incazzarmi dei baresi che si lamentano che Bari sta diventando famosa per Bari vecchia dopo che gli stessi hanno detto che Bari deve avere l'economia basata sul turismo e ambiente invece che sulla manifattura, artigianato, anche specializzato, essendo uno dei porti commerciali più trafficati dall'Adriatico. Fanculo a loro. Ad Altamura e al loro pene. Pane, ho letto male. Ho letto male, che sono molto simili come parole. Va bene. Bari è una Napoli della Puglia, praticamente. Una merda. Niente, va bene. Regà, la parola di Mary vale su tutte. Ha diritto più lei di su di tutti. Saluto anche da Milano. Questa è Milano Marittima. Vedi, c'è il mare. Questo è il duomo della Napoli, della Milano Marittima. E direi anche, guarda Milano. Anna, ti voglio bene, veramente. Milano va eliminata, bisogna sradicarla. Ora Milano. Scusate, non volevo crearti sto disagio. Ah, ma tranquillo, mi sto divertendo in realtà con un coglione. Vorresti il pene, ma ti becchi il pane. Sapete che è un posto dove si può andare per scappare da tutti i problemi della città? Spoleto. Spoleto funziona tutto. Ma è la città dove ci sono le ronde di destra, quella estrema? L'ha detto, palle. No, palle, come ha detto Aya ieri. Vabbè, comunque, mandiamo la sigla e. Ma io volevo cambiare la categoria, raga, mi avete distratto. My Universe. Minchia, raga, ma quanti? Zero spettatori su tutti. Però c'hanno i follower, i giochi. C'è School Teacher, Puppies and Kittens, Pet Clinic, Cooking Star Restaurant, Fashion Boutique. Green Adventure, My Baby Dragon. Tozza tantissimo sta cosa. Dr. Nurse, Un My Baby saluto a New tutti gli Edition. illustri amici di Spoleto, viva Spoleto! Viva Spoleto. Pokémon Mystery Universe. Che cazzo è? Comunque ci hanno fatto un bordello di giochi sta roba. 210 follower su sto gioco. Va bene, gente. Partiamo con la sigla e proviamo sto gioco, sto capolavoro della cultura moderna, direi, no? Ok, la sigla di Stranger Games è pronta. Ho scritto pure Green sul 21. Pezzo di merda che sono. Va bene, va bene. Torniamo sulla Switch dopo tanto tempo. Fatemi sapere se solo se si sente bene il gioco, quello che è, tutto quanto. Faccio una aggiustatina al volo. Perché ho notato che la chat non mi piace messa così. Mettiamola più in alto. Continuate a scrivere. E niente, mi sa che mi perdo il gioco. Che devo andare. No! Mi dispiace. Chiedo venia, Drac. Mi dispiace. Dai, magari se te lo recuperi un pochino nei VOD, almeno vedi com'è sta merda. Buona live se vai in live, caro. Grazie per la sub pure. Che bella l'intro, mai vista. È vero, perché da quando ci sei non ho ancora portato effettivamente Stranger Games. Stranger Games, raga, che cos'è Stranger Games? È un format dove io porto giochi tendenzialmente strambi.
Magari anche sconosciuti e comunque carini, però tendenzialmente sono strani, no? Su questa linea qua, come questo gioco del Cassius. Ed è un po' che effettivamente non lo portavo. Però avendo comunque a disposizione tra le 3 e le 4 live a settimana, anche per questione di energia e di tempo, non riesco a fare tutto. Perché io tra giochi horror, Artists Alley Shove, Stranger Games e altri cazzi, mi piacerebbe Allora portare io tante cose. adoro il mio paesino per il paesaggio, ma vivo nel pisciatoio d'Italia, piove sempre. Minchia, bello, soprattutto in estate, è bellissimo quando piove. Anche se i perugini sono un po' strani. No, perché ti hanno fatto i perugini? Madonna, quanto impegno anche per la sigla, ma quanto sei pro, eh? Allora, per la sigla in realtà è stato più semplice di quello che sembra. Ho preso un'applicazione online che ti fa la sigla di Stranger Things personalizzata, sostanzialmente. E si paga un pochino. Quindi ho voluto investire un po' su questa cosa. E esce una cosa carina. No, Zelda, non l'ho finito! Cioè, no, proprio a volo, a volo, a volo, a volo. Quante ore di gioco ho su quel gioco? Dove si vede? Gestione dati? Utente? Questo è qua? No, non si vede. Dove si vedeva, regà? Non mi ricordo. Mannaggia la puttana. No, ma curiosità, c'è proprio sfizio. No, non, utente. Non era utente, tipo. No. Credo che era utente, però. Bastardo. Sul profilo della home? Ah, hai ragione. Devo. Qua. Questo devo fare. Ecco qua, sì. C'è Tunic 20 ore. Vabbè, Crash Bandicoot 15. Mario Odyssey 15. Koa 1 ora. Cult of Lamb 25. 2 ore, My Little Pony. 5 ore, raga. Ho giocato solo 5 ore. Porca puttana. 5 ore. Ho giocato molto di più a niente, perché sì, vabbè, 5 ore comunque sono poche, perché da Breath of the Wild ho fatto 115, raga. Abunadu. Abunadu. Che cos'è Abunadu? Che vuol dire? Perché Abunadu? Vabbè. Dado, grazie per la resub, caro. Minchia, 14esima resub, attenzione. Ok, vediamo sto capolavoro. Pensavo avessi usato After Effects. Manco ce l'ho. No, però sono trucchetti che si possono fare. Solo 5 ore. Frate, non mi piace proprio il gameplay che hanno fatto. Per me è tosta. È veramente tosta. Che cazzo, è più ore su quella merda di Violetta che su Tyr. Mi ha divertito. Lo dico senza parole, cioè senza paura, regà. Violetto e Scarlatto mi hanno divertito molto di più che Tears of the Kingdom. Poi, certo, lo devo ancora finire per dire, per dare un parere completo. Ma mi ha divertito a livello di gioco. Poi per tutto il resto ci sono tante problematiche. Vedi che faccio bene a chiamarti Be. Sei una bestia tu, frate, ma è proprio una palla con tutte quelle meccaniche complicate. Poi, considerando che c'è anche l'open world, per me è ancora più pesante. Io sto facendo fatica solo a giocare a Horizon. Devo finire di LSD da una vita. Ok, abbiamo delle Polaroid di bambini un po' brutti. Fotocop. Allora, già cominciamo male perché il bambino in alto a destra e il bambino in basso a sinistra sono letteralmente la stessa cosa. Sono uguali. Però ci va bene uguale. Ma se mi sposto qua. Ah, ok, però carino, dai. C'è la musichina tranquilla, scialla. E cominciamo sta merda. Help. Ragazzi, se qualcuno è grafico designer, mi dispiace per voi. Ma perché cala VG mi trae gli insiemi da abbonati? Io no, scusi. Perché tu c'hai il First Brother. Clal ha cambiato lui. Puoi anche cambiarlo. Però tu c'hai il freeze perché sei uno dei primi che si è sabbato. Mi sento come Bea? Rosa? Vediamo prima le opzioni. Abbassiamo un po'. Ah, devo fare così? Ok. Abbassiamo un pochino, non si può mai sapere nella vita. Ah, queste sono le opzioni, raga, l'audio praticamente. Sostanzialmente l'audio. Ok, va bene. Nuova partita. Vediamo. Cosa? Beh, è bella le texture. Allora, vuoi essere la mamma o il papà? Genitore 1 o genitore 2? Non c'è come alternativa? Va bene. Facciamo il papà, dai, perché ho la barba, ho i capelli e ho gli occhiali, quindi sono papà. Il tuo bebè è una femmina, un maschio? Sorpresa! Oh mio Dio! Oh mio Dio! No, facciamo sorpresa. Facciamo sorpresa. Dai, facciamo sorpresa. Secondo me è meglio. È più entusiasmante come cosa. Facciamo tipo. Come si chiamano quei cosi? I gender reveal. Sorpresa? Facciamo sorpresa? Congratulazioni, Green. Sei l'unico in tutto Twitch a streamare sta roba. Let's go! Vamos! Questi sono traguardi della vita. Gender reveal party. Let's go, scare. Sorpresa, magari esce uno Yoshi. Questo gioco sarà un'esperienza traumatica. Molto probabilmente. No, con quella faccia.
Leskovski. Ok, allora. Però scusatemi, Decorazioni cameretta. Tema orsacchiotto, tema unicorno. E basta. Non c'è altro. E quindi se io sono un genitore tradizionale, boh, non so, mio figlio o mia figlia, com'è? Boh, se è maschio o femmina, potrei, nella mia mente becera, potrei sbagliare, ecco, unicorno. Ma sai cosa? Il problema del tema orsacchiotto è che c'ha quel parquet marrone che tozza troppo con l'azzurro. L'unicorno è molto più. Ci sta meglio con la palette, secondo me. Corno cavallo, l'unicorno è l'unica risposta accettabile. Concordo, regà. È vero che l'orsacchiotto tifa Napoli, però tralasciamo sta cosa. Dai, magari è laziale in realtà, chissà. Sarà lui, sarà lei, sarà parte di noi. Oddio, vediamo. È una femmina! No, vabbè, epico! Minchia, regà, se era maschio lo devo buttare perché io volevo femmina. Meno male, meno male. Meno male. Tema Freddy Five Beers o Twilight Sparkle? Oh mio Dio. Per un attimo ho immaginato quella immagine con Twilight e quello di Regular Show, che non mi ricordo mai il nome. Ok, abbiamo una bambina. Che cazzo? Mi chiamo Lisa e sono la pediatra. Piacere di conoscerti. È doppiato, regà. Cioè, regà, hanno doppiato sta roba e non Pokémon. Impazzisco! Ma una maglia di un tucano, che carina. Per aiutarti a prenderti cura della tua bambina, a Gra darti ah. consigli su come crescerla e aiutarla a imparare. Hai ragione. Ma come fa? No, devo fare così, raga. Perché il gioco è stupido, mi fa mettere pausa. Ok, ha starnutito. Oh, cessa. Ma che cagata, ma no! Cosa cazzo è quella cosa? Perché la sua testa è 8 volte il corpo? E i bambini sono così, no? Non avete mai visto un bambino? Raga, sono così. Un po' rinca, un po' ubriaca, però va bene. Ma sembra che si è fumato una canna la bambina. No, 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 non ancora. Non ancora. A 18 anni glielo faccio fare. Sono qui per aiutarti a prendere cura della tua bambina. A darti consigli su come crescere e aiutarla a imparare. Ah, smetti di starnutire. Minchia, è proprio figlia di sua mamma, Che bella bambina. Come si chiama? eh. Come la chiamiamo? Come la chiamiamo? Come chiamereste mia figlia? Il rig è orribile? Che senso è il rig? Ugo? No, Ugo no, no, è brutto, non mi piace Ugo, non chiamerei mai mia figlia Ugo. Questo bambino dice lobotomia gratuita. Mi state bullizzando la figlia, raga? Solo perché è diversa da voi? Can we pretend? No, no, non mi mette qui. Jenna, ma. Ah, il rig del modello? Vabbè, ma penso che qua ti dovrei abituare bene a incubi grafici, Mary. Mi dispiace. Chiara già mi piace di più. Ecco, raga, quello è il nome. Ma come Fiore? Ma tu chiameresti tua figlia Fiore? No, Daria no. Cioè, cioè Daria e Dario. Perché? Marica? Marica con la K. Franca o Svalta? No, tu vaffanculo. Ma poi che numero è? Non esiste quel numero. Daria Junior. Ah, giusto, se ci aggiungi lo Junior cambia molto. No, Fiore no, però non potrei mai chiamare Fiore. Io chiamerei mia figlia Fiore. Abbiamo un problema. Allora, Bail il Terrible per dei nomi tranquilli. signori. Signori, qua c'è un problema effettivo. Con chi farei il figlio? In teoria dovrebbe essere con me. In teoria. In teoria. Arianna. Io sarei più preponderato su Chiara. Il problema è che abbiamo da chiamare la figlia Fiore. Che non è un nome, ma è una pianta sostanzialmente, no? Lo so che sono sfocato, lo so, è che vaffanculo sto cazzo di cam che fa sempre le cose. Quindi mo c'è un dibattito in corso. Chi ha il diritto di dare il nome al proprio figlio, al proprio pargolo, secondo voi? E perché sono io poi, tra l'altro, giusto per almeno spiegate bene la situa. Io vi direi perché comunque la live è mia, decido io. La madre. No, non sono d'accordo con la madre. Io lo do io perché mi sono sabbato per ultimo. Ecco, già questo è un po' più ragionevole. Però sei tu, Dado, non lo so, non accetterei. I miei hanno fatto bim bim bam. Ma che è? Nessuno, poi se lo sceglie da sé. E come lo chiami fino a quando non si decide però? Scusami. Immagino. Oi! Oh, Kitabu! Più o meno come chiamano solitamente i bambini, ecco. Beh, se la madre ha teoricamente partorito ha diritto prioritario. E perché? È al 50%! C'è anche del 50% mio! Ci ho messo anch'io del mio impegno! Non è giusto! Non è giusto!
Bea, non vale, tu stai a casa a non fare un cazzo. 9 mesi a non fare niente a casa, Bea. Vieni qua e affrontami. Il 20%, ma come 20%? Ma stiamo scherzando? Mi state togliendo il diritto di essere papà. Minchia, mi sento proprio come Salvini, mi sento sporco. Tu 5 secondi, essendo generosi, hai fatto il lavoro, lei no. 5 secondi. Mo' mi stai insultando perché magari il fatto di durare poco a letto è un insulto? E poi non duro 5 secondi, al massimo 5 minuti. Fine di una relazione durata per un gioco. Probabile, è probabile. 50 non credo proprio. Ma come non credi? Ma scusami. Un bebè è fatto metà dalla madre e metà dal padre. Perché ci sono gli spermatozoini che entrano nell'ovulo. Capito? Una cosa e un'altra. Non ci sono 8 ovuli e uno spermatozoo. Dottor Dario. Eh sì, spiego un po' la scienza sbagliata, sostanzialmente. Raga, guardate che sburrare il fi. Ecco, vedi, ci vuole impegno, concentrazione. Non proprio il 50%. Ma voi state dicendo, non il 50%, ma dovete saper dibattere. Esponete il vostro argomento, argomentate, perché se no la vostra opinione è fuffa. Cala è pronto a menarmi. Probabile. Fuffa, eh sì, fuffa, quella che si fa sul cibo, che lo lasci a mollo dopo tanto. Fammi entrare su. No, come fammi entrare su Discord? Addirittura. Ti do 5 minuti per esporre la tua opinione. 5 minuti, sentiamo l'opinione di Anna Tosti sull'argomento. Vediamo, vi bonco tutti. Annie, non ti incazzare, Annie. Annie, non ti incazzare, se no alle prossime elezioni voto il partito che ti sta più sul cazzo. Faccio autosabotaggio. Ho iniziato un dibattito intero con una frase. Ti facevi i cazzi tuoi. Messaggi diretti? Ma chi? Oh. In attesa? Ah, Makami, ma non mi. Makami mi aggiunge. No, io non lo so, senza parole. Allora, vediamo un attimo. Anna, dove sei? Ti aspetto su Discord. Vediamo cosa. Dario Domenica di Bonco malissimo. Non mi stai argomentando un cazzo. Allora, metti caso che acchiappi un coglione che la pensa veramente così, no? Che fai? E no, è così, punto. No, non funziona così, raga. Bisogna argomentare. Se volete far cambiare idea alle persone, dovete trovare il modo di far cambiare idea alle persone. Beh, guer, minchia. Ma come sono dato a parte? Solo perché siete femmine, non ho capito. Ci serve solo un nome. Il nome. Esatto, Elia. Chiamiamolo Elia. Abbiamo risolto. Tipo, te ti vai a sfondare. No, aspetta. Allora, durante i 9 mesi il bambino assorbe tutto quello che fa la madre. Quindi direi non 50. Tipo, te ti vai a sfondare i cani dopo che fa. Io non fumo, io non mi drogo. La droga è morte. Insomma, cioè, nel senso. I tuoi 5 secondi e lei. Però io vado a lavorare, porto il pane a casa, in tavola. E cioè, capite la situazione qual è? Anche io faccio del mio. Per portare avanti la gravidanza della donna, giusto? Ma le femmine soffrono il doppio. E io soffro nel cuore, ok? Anche io soffro. Ho paura che mi state prendendo troppo seriamente, però. Il cromosoma X ha 1000 geni mentre l'Y ne ha 92. Mi do male? E lì sia. Apro il testamento. È deciso. Bea, però tu hai lanciato la discussione e manco ti fai coraggio a venire qua a discutere con noi. Infame. Argomento domenica perché non ho Discord e devo cenare. E sei infame però. Però scusami, no, il dibattito è qua. A me non serve che mi argomenti domenica, tesoro. No. Ah no, sono scemo, è femmina. Eh sì, è femmina, dobbiamo chiamarla. Andrea, risolto. Ah, no, ah, cioè. Allora, cioè, è arrivato prima Dado. Dado, ti do letteralmente 5 minuti per dirmi perché la pensi in quel modo. 5, Discutere con noi, hai infame. sentito? Ah? Dado, 5 minuti hai, eh? Ah, devo dire il mio coso? Sì, 5 minuti veloce devi essere, veloce, massimo 5. Allora, io lo chiamerei Silvio Berlusconi Boaen, perché è il nome di un grande calciatore della Virtus Castelfranco che ha debuttato nell'eccellenza.
Quindi secondo me in onore di un grande chiamiamolo artista del pallone, io lo chiamerei così. Un saluto. Non ne capisco un cazzo di quello che sta. Ma se n'è andato! È uscito! Ma scusa. Grande cacciatore di anatre. Rieccomi, Samu, siamo ancora qua. Mi sono perso molto. No, stiamo scegliendo il nome. Però c'è un dibattito al momento. Perché ha il diritto Bea a scegliere il nome o io che sto facendo la live e sto subendo tanta ramanzina? 20, le 22 sei ancora la scelta del nome. Ma tu stai ancora. Dove sei? Ma vuoi venire qua a dire qualcosa? Hai buttato la bomba e non sei manco venuto qua ad argomentare. Eh sì, abbiamo gli estremisti che vogliono inculcarmi il pensiero unico. Io non posso dire che figlio è mio al 50%, ma ti rendi conto? E se lo diceste insieme così. E quello è il problema, Samu. Io voglio chiamarla Chiara per consiglio di Caco. Bea però vuole chiamarla Fiore per consiglio di Annie. E secondo me Annie mi va contro proprio perché vuole che si chiami Fiore. Ecco. Ecco qua, è arrivata la mamma. Mamma della bambina. E perché? Mi dici perché dovrebbe essere un 20% a 80 piuttosto che un 50 e Io 50? non ho detto niente di tutto No, questo, è la no. chat che ha Tu incominciato hai a detto che abbiamo dire. un problema. Vieni qua e lo affrontiamo No, il insieme. Chiamiamo nostra problema figlia. è che io amo il nome Fiore. Ma da quando? Da Ma da tanto. qua? Ma che nome è Fiore? Ma scusa, non è un nome Fiore. Fiore. C'è Fiore Manni. E mo facciamo il secondo bambino. Un albero lo chiamo boh, grano turco perché mi No, è piace. come Margherita. Cos'è Margherita? È un È pure fiore. una pizza, però è un nome. Quello ci sta, ma Fiore Appunto. no. È come dire, boh, invece di Escherichia coli, batterio. Oppure Luna, anche bello. Genio del male, ho iniziato io il discorso Luna. XD. Vabbè, anche Bea però è colpa sua. Lei ha. Lulu. Abbiamo risolto allora. Mia madre mi osserva. Un salutozzo a mamma Linsky. Paura, mi stanno prendendo seriamente, però. Vabbè, comunque, vabbè, tanto comunque sappiate che se Bea dovesse mai fare veramente una bambina, si chiamerà Diana per ovvi motivi. Dai! No, Diana no. Come Diana? Ma è bellissimo Diana. È carino, però no. È per questo, signori, che dovremmo Delio, bei bambini. chiama la Margherita. È un fiore chiaro. Touché. Touché. Va bene. Anna, hai perso la tua opportunità. Abbiamo deciso. Io e Bea abbiamo deciso il nome della bambina. Il nome della bambina si chiamerà. Lulu. Si chiamerà Lullo. Ragazzi, io mi butto a letto che mi riposo. Un beso a tutti. Ciao Dato, grazie per la tua opinione. È andata così. Nessuno ha ragione. A parte io, ovviamente. 50 e 50 abbiamo deciso, vedi? Se è un maschio lo devi chiamare Luke Skywalker, suggerimento del mio pupazzo è. Non succederà mai. Ed ha anche la faccia di Lullo. Pazzesco, e scorreggia pure come Lullo. Incredibile. Ma come non puoi chiamare così tuo bebè? Ma fatti i cazzi tuoi! Oh! Ma stiamo scherzando! Ma che è sta roba? No! Ma fatti i cazzi! Ma è il mio bambino! Decido io! Ma sto gioco già mi sta sul cazzo, eh! Vabbè. Chiamiamo Lullu con due L. Posso chiamarla Lullu con due L? Ti danno fastidio le tre L? No, ho messo troppe Lullu. Mettiamo con due L. No, voglio rafforzare la L di Lullu. No, io lo picchio. Vaffanculo, chiamalo Sgorbio. Ma poi ti permetti, è mio figlio. Tu devi essere il padrino, che fai? No, vabbè. No, è pazzesco, raga. Che schifo di gioco, che merda. Io lo disinstallo. Ma mi starnutisce pure, sto coglione. Devi mettere la finale per la fe. Non è vero. Non è vero, dai, no, è una stronzata. È una stronzata. Ma scu. No, no, è una cazzata, raga, non può essere. Ma come? Un nome patriottico? Ovviamente ho ragione, ma non sono tenuto a sperimentarvi a convincerti. Oh! Ciao Cocco, buonasera comunque. Hai di dare il nome italiano? E quindi. Minchia, Lullo è italianissimo. Facciamo Lulua. No! Avevi torto, Lulla? No, raga, non ci credo. Avranno messo dei nomi italiani come cosa da scegliere. Pantega. Oh, ma come cazzo ti permetti a dare della zoccola alla mia figlia? E manco è nata. Ne dubbio chiamala Lamac per nessun motivo. Non lo farò. Ullu.
ululato, però Genoveffa. No, no, non chiamerò mai. Ma che dite? Ma che dite? Vediamo. Ho deciso io il nome. Lucrezia! Si chiama Lucrezia, si chiama Ptor, figlia di Khmer delle valli di Ptyr. No, no. Anche perché non penso che c'entrerà. Usa i cubi per iniziare l'esercizio. Cubi? Che gli devo lanciare i cubi in faccia? Comunque mi ha irritato sta cosa che non posso chiamare mia figlia come voglio, vabbè. No, vabbè. Uè, Buki. Oh. Ero già parlato. Ah, giusto. Uè, uè, ciaccare. Ciao, ciao. Ah, pensavo c'era il microfono incorporato. Mi ha deluso molto sta cosa. Sgricciolo. Ehi là, cucù topolino, guardami. Cucù tesoro, guardami. Cucù pulce, guardami. Cucù Oh, chi pulce, sabbi? cucù sgricciolo. Sgricciolo! Ehi là, ehi Buki. là. Mi ha visto! Mi vede! Bene. Che schifo. Devi dire cucù topolino. Ti ho rubato il pisellino. 3 settimane, raga. Madonna, se fa schifo vedere adesso sto gioco. E siamo solo all'inizio, perché ovviamente ne ha parlato tanto male. Lucrezia ha detto Lulu! Brava, Andy, brava. Piccolo consiglio, non premere sul punto soffice dei neonati. La testa, ma è morbida, è come uno squishy, la tocco. Oh, rincoglionita, guarda. Oh mio Dio, mi sento osservato adesso. Questa foto è stata aggiunta al libretto sanitario del bebè. Indica che è stato completato l'esercizio. Oh. Guardiamola insieme. Ah, quella è. Ma è una pila quella. Ah, è un libretto sanitario, non è una pila? Che è In sta roba? questa Peso pagina è altezza? possibile tenere traccia del Facciamo body peso e shaming? dell'altezza. Ma cos'è? Sembra un esercizio di matematica. Non mi piace. Nelle pagine seguenti puoi trovare gli esercizi già eseguiti e le istruzioni per eseguirne di nuovi. Domanda rapida, ma mica sentite doppio, no, eh? Non posso dire che rimpiango giù la passione, vabbè, siamo come sei Se intollerante non sai cosa all'attosio. fare, dai un'occhiata alle mie spiegazioni nel libretto sanitario. Ok, grazie raga. Va bene, fissare con gli occhi. Mi sento giudicato con questo bebè. Che cazzo devo fare? Premi questo pulsante per iniziare l'esercizio. Ma io con i giocattoli non ho fatto niente prima alla fine. Ma scusami. Interessa la stessa voce di quelle Tieni l'anello vicino cartoni alla mano della cattolici? bambina, in Perché modo questo che è un cartone possa cattolico. afferrare. Cioè, un gioco cattolico. Tieni l'anello vicino alla mano della bambina in modo che possa afferrarlo. Ma è mio l'anello. Il mio potere. Il mio tesoro. D'altronde, perché non dovrei tenerlo questo anello? Il mio anello. Uè, Titina, Sciaccarella, guarda qua che c'è, guarda qua, piglia l'anello, mi piace l'anello, è bello l'anello. Ma frutto a sto anello. Uè, ci piace l'anello, mamma mia, ma mi sono un po' stupidi, si divertono un poco. Congratulazioni. Per cosa? Piantina? Cosa porca, una piantina di cosa? Della casa? So, come è fatta la casa mia? No, no, perché? No, no, perché? Che c'è? Che sta? Titina? Vedo che la tua bambina ha fame. Devi darle da mangiare. Ah, ok, aspetta. Ah, il biberon? No, la mia teta. Ah, Apri la ok. mappa e seleziona il biberon Ok, nel. scusate, avevo capito male. Avevo capito. What's this? Stiamo imparando a diventare genitori, Marco. Siediti pure e impara. Non allattate i vostri figli. Non allattateli, cioè pigliate i biberon sempre. È più sicuro. Adesso ti recupi corpo 10 punti, altri 10 punti testa 30 punti. Ma non so giocare a D&D, è scarsa. Ma qua. Ah, l'abbandoniamo mentre piange, ce ne andiamo a fuoco. Attenzione, un Che astrosauro va in paura! astroletargo. Sei pazzo, mi fai incacare sotto, mi fai cagare, mannaia.
Quanto è lento sto caricamento. Oh mio Dio. Ma che è The Sims? Ma non abbiamo scelto solo la stanza? Dov'è la stanza bambina? Non c'è la stanza unicorno. Ah, quella è la stanza unicorno. Seleziona cosa? Non c'è niente da selezionare. Solo premere A e basta. Non penso che voglio vedere questa scena. Tu la vedrai invece. Altrimenti finirai come un'arancia meccanica. Sappilo. Posso immaginare però uno che viene pubblicato dalla Stardust. Niente male. Ah sì? Sembra una minaccia però. Ok, io con una mano afferro il bavaglino e glielo metto così attraverso il collo. E agitalo con forza per mescolarlo. È stato facile, per nulla difficile. E ora prendo il biberon e glielo butto in faccia. Devo premere là, diventare un dittatore grande, me lo sento. In base a cosa lo pensi? E inclinalo. Come si inclina? Ah, da solo? Aspetta, come si infila? Ah. Ma così che si allatta un bambino? Scusatemi, dovete muovere così tanto il biberon, no? No, quella tranquilla, però. Beve, suca, suca, cioè, beve tutto, beve. Brava, brava. Chiama! Scena miseria. Oh, è tosta, eh! Au! Andrea, non... Ah, ma forse devo staccarlo? Dai, è finito, è vuoto! Dai! Minchia, raga, è difficile tenerlo fermo. Oh! Cuoricino mi sta amando. È proprio come un Petscop. Guarda come fumote. Guarda, ne avevo fam. Sta chiattona. La lei più sana di Twitch. Oddio, più o meno. Consideresti sano questo? Io penso che sono quasi vicino alla pazzia. Perché è diventato CT special forse secondo il paracadute. In che senso? What? Ah, col gioco. Con il gameplay del biberon. È stato difficilissimo. Cosa per farla sorridere. Ah. A presto, nonna e nonno. Ah, ci hanno regalato la telecamera. Così possiamo spiare e vedere tutti i fantasmi. Bene, che hai sbloccato la macchina fotografica. Che assalgono la stanza. Perché solamente i film horror hanno i demoni, i fantasmi che infestano le culle dei bambini. Non ho sto fetish, non lo capisco. Però va bene. Sto provando per la prima volta di diversi giochi online. Bad Wars, Hidden Week, eccetera. Il suo bad. Bravo, scopri più generi, caro. Se un Petscop è preoccupante. Scusa, Petscop non sono gli animali da accudire. E io non dormo. Non dormire. Che devo dirti? Io ti propongo Until Goose Game con Bea per la prossima. È bellissimo Until Goose Game. Non ce l'ho. Costa un po'. E non credo averlo nella lista dei desideri, effettivamente. Se hai sbagliato di immagini, il bimbo dire this is not my day. E purtroppo non ho mai giocato quel gioco, Sam. Penso che sia quello. Ghostbusters. In che senso Ghostbusters? Ah, per il film. No, che c'entra? No, quelli horror, no Ghostbuster. Allora, vediamo un po'. Facciamo... Ah, la macchina fotografica, no? Ma non è la telecamera, scusatemi. Perché c'è la macchina? Fotogenica proprio, tesoro, come il papà, eh? Via i nonni? Mamma mia. E questa foto è merda. Ma come faccio una foto più bella? Quanto piacere ricevere una foto del nostro scricciolo. Ecco qualcosa. Chi è che chiama scricciolo un bambino? Bacioni, a presto, nonna e nonno. Ma 500 euro mi avete dato. Ma io me li vado a buttare alle slot. Ma stiamo scherzando. Ma vaffanculo. Windows ha quasi finito il download. E mo che fai che finisce? Soprattutto perché il mio amico ha pagato 31 euro per giocare insieme. In realtà ero 30,98, precisissimo. Ma non hanno dato il resto di 2 centesimi quei maledetti. Ma chi è stato? Non contraddire nonna e nonno. Scusa, chiedo pietà. Penso di aver perso 1 euro né dopo lo scatto. Io ho perso, penso, un cuore perché mi sono un attimo cagato sotto. Dovrei cambiarmi il pannolino anche io. 1-0 con la memoria. Fourless Think? No, non lo conosco. Cos'è? Let's go, Father with Gambling Addiction Simulators. È una foto molto brutta questa, devo dire. Molto brutta. Sembra morta. Facciamo uno scherzo ai genitori. Mamma, papà, non si sveglia più. Farei così io. Letteralmente, sarei così come genitore.
Tieni premuto il pulsante per iniziare l'esercizio. Ma che esercizio? Ma che dobbiamo fare? Attività fisica qua? Dobbiamo sgranchirci? Ha mal di testa? Oh, è telepatico? Che cazzo ha sto gatto? Sto gatto. Per attirare la sua attenzione. Devo attirare la sua attenzione. Quindi dobbiamo prendere qualcosa per attirare la sua attenzione. Cosa attirerebbe l'attenzione di un bambino? Cioccolata? Ma ah, è la Y. È apparso un turutullu. Ecco qua. Ti benedico. Muovi lentamente il sonaglio davanti agli occhi della bambina. Dovrebbe seguirlo con gli occhi. Dovrebbe, ma non è sicuro. I soldi, dici? Si vende facilmente? In che senso sto gatto? Vabbè, è un animale comunque. Cioè, insomma. Però si vede che il figlio di Derio è proprio brutto come il padre. Peccato che non ha preso niente dalla madre. Ti spacco il culo. Tanto perché farle un regalo con 500 quando puoi raddoppiare e fare un regalo con 1000 dopo aver puntato tutto sul ruolo. Bravo, bravo, vedi, qualcuno che ragiona. Finalmente, investiamoli sti soldi, no? Dico io. Il tuo obiettivo è comprare tutti i peccati capitali. Al momento siamo, credo, al peccato dell'ingordigia. Perché ci piacciono i giochi e vogliamo ingorzarci di giochi. Che cos'è sta roba? Che cos'è sto... Ma cos'è sta roba, regà? La sto rincoglionendo, non sta capendo un cazzo. Poverina. Oh, e tu stai fermo, vuoi fare sto coso? Andava fesse, sordo. Tutto bene? Ah, sei divertita. Cioè, mi fa piacere che sei divertita con poco. Ingordigia, sì, è un peccato pesante quello. Oh, sveglia. Non do, ma io sto sto battendo il beccando. Davanti agli occhi della bambina. Dovrebbe seguirlo con gli occhi. Ma scusa, non l'ho fatto già? Con i soldi ai nonni. Vabbè, così non spendi i tuoi. Ma quanto vendo gli organi di bambino al mercato nero? Oh, vendi il tuo di bambino, non il mio. Non dice l'obiettivo di Four Last Things. Ah, pensavo fosse nel gioco, che coglione. E che c'è? Cioè, che tipologia di gioco è però? Come funziona? Quindi dobbiamo fare il gioco di nuovo. Ma scusatemi, ma io quello ho fatto, sto andando a passo con i tempi. Ma vai, rinco lei. Seguire con gli occhi. Abbiamo ottenuto una stellina. Congratulazioni. Congratulazioni, ma che siamo in Evangelion? Poi chi lo dice da solo? Dice da solo questo qua. Impazzito? Cioè, è bello. Ha! Ho fatto divertire il bambino. Congratulazioni. Sì, congratulazioni, il meme, sai, no, il famoso meme di Evangelion. È anche più intelligente del padre, però. Ma vengo lì e ti spacco le palle. Come ti permetti? Che bravo, sono proprio un padre modello. Tanto i bambini, dopo tutto, li metti lì, crescono da soli, no? Salute. Leggi con la voce del padre di Tim. Quello nuovo o quello vecchio come doppiatore? Sì, va bene, mandami il link, Mary. Non stupirti se la tua bambina non riesce sempre a fare quello che le chiedi. È normale. Ha bisogno di tempo per imparare. È lenta di comprendonio, quindi. Mi fa sorridere che il testo esca fuori dal riquadro. Sciccheria. Premi questo pulsante per prendere il sonaglio. Ma di nuovo! Ma che è? Un cane che ogni volta dobbiamo prendere il sonaglio. Ah, ma al contrario, giusto. Regà, gameplaying. Va, ma sopra e sotto, sopra e sotto. La sto rincoglionendo. Ma non c'è male capa, sta creatura. La stellina me la date? Me la merito? L'ho tenuta la stellina. Dai! Madonna, mamma mia. Samuele, ti lecco i piedi la prossima volta. Poi vediamo se fai ancora lo stronzo. Simpatici dottori quando sono nata. Perché? Che hanno fatto? Ti hanno accarezzato le orecchie. Mo ti tira un iperraggio per tutto questo momento. L'iperraggio è il vomito, Samu? In quel senso? Oddio, ho visto tutti di più i vomitini che hanno fatto i bambini sui genitori. Regà, non so parlare. Sopra, no, ho perso il messaggio, Titina.
ricopiamolo per favore. Mi lecchi i piedi, kinky. Però intanto ti fa schifo. Si ricorda che la dipendenza delle scommesse è un effettivo problema estremamente grave che rovina spesso la vita di tanti, sia di chi si scommette che di loro. Detto la cosa, sempre per il casino sono fatti apposta per assicurarsi che sia sempre la casa a guadagnare su di voi. Frate, siamo qua per divertirci, non per fare attualità, capisci? Certo che è sbagliata la ludopatia, ma è una dipendenza come tante altre, insomma, no? Anche giocare ai videogiochi diventa una dipendenza. Dipendenza dal giocare. Che schifo giocare. Ma guarda come ha detto che insisti. Ma come? Vabbè, sei strano. A me chiamavano scricciolo perché ero piccolissimo, ero 2 kg, ero talmente piccola che mia mamma aveva paura di rompermi. Appena nata sono stata anche sotto osservazione perché ero talmente piccola che i dottori avevano paura che non ce la facevo. Oh madò, che ansia. Però sei qui, caco, a raccontarcelo, quindi è andata bene, no? Ti faccio, riapro l'ombelico e ci sputo dentro. Provaci, puttanella, provaci, vediamo se ce la fai. Non sarei a fermarti anche se non mi piace. Pagliaccio. Popi, popi. La tua bambina è cresciuta. Puoi veloce cambiarle i vestiti. Ti mostrerò come vestire. Che cazzo ci vuole? Togli e metti, no? Apri la mappa e seleziona l'appendino in camera da letto. Niente di meno, apri la mappa. Oh, è un'avventura sta esperienza. Ah, sei caco il fantasma? Il fantasma cacugino, ecco, il fantasma cacugino. Cioè ogni volta dobbiamo aspettare il caricamento, selezionare caricamento e tornare. Cioè che cazzo è la vita. Alla tua sinistra c'è il contenuto del guardaroba. Credo di vederlo. Scorri gli articoli di ogni categoria e usa l'articolo che hai scelto. Perché in T-Post? The cast begins? Direi. Ma perché in tiposo? Ma non me lo... Ah, è l'analogico. Ma i calzini? E gli mettiamo i calzini, scusa, ma è freddo i piedini. No, questo è un po' brutto, non mi piace. No, copre tutto. Ecco, così è più carino. I calzini! Con bacia... Ecco. Ecco qua, perfetto. Ecco qua, così è... È perfetta! A stile! Vive cupcakes! Ci piacciono i cupcake, raga. Ma è proprio un cupcake sta bambina. Vieni qua che ti. Aspetta. Come faccio a prendere le guance in modo. Non posso. Per aprire l'armadio devi battere un boss di Dark Souls. Casuale, difficoltà massima senza nulla. Sarebbe un risvolto molto particolare della trama. Ma mai dire mai nella vita, no? Io però volevo uscire, non. Vuoi davvero farlo? Cioè, devo essere anche insicuro di volerlo fare, scusami. Sì, cioè. Ho cambiato solo i vestiti, non è che sto abbandonando il bambino in casa, penso. L'importante è che sia cupcake che non capo cazzo. Poi vediamo quante capo cazzo in futuro. Quello è da vedere. Ecco, ora sai come cambiare i vestiti della tua bambina. Adesso le devi comprare l'impresa. I vestiti nuovi. Ah sì? Shopping? E seleziona il passeggino. Sì, ma non ha bisogno di cambiarsi così tanto. 3 vanno bene, ma dobbiamo spendere tutti sti soldi, oh. L'inflazione ha aumentato pure i prezzi. Ma che cazzo volete da me? Sto da solo, beh, mi ha abbandonato. Che ho chiamato Lucrezia invece di Fiore la bambina. L'ha lasciata la bambina, non l'ha voluta indietro, Bea. Non ha voluto sapere niente. Ah, il passeggino, quindi si esce fuori, ragazzi. C'è anche un esterno in sto gioco, vediamo. Ora vai a prendere le provviste per il rituale, sacrificarci per qualcosa per tenere ferma la bambina. Tu tocca a mia figlia e ti farò passare le peggio pene dell'inferno. Hai capito? Non ti permettere, frate, non ti permettere. Koala! Passeggiata a breve, ma non devo andare in negozio invece fa passeggiata. Con il passare del tempo scoprirai molte cose che piaceranno alla tua bambina. Ma cos'è quel mostro che sta camminando che avanti? Fastidio. Sta a te fermarti e mostrarle le cose belle e proteggerla dalle cose che potrebbero disturbarla. Ma scusami, ma perché la pediatra sta in casa con me? Non ho capito. Mi mette un po' a disagio sta cosa. Le passeggiate sono attività essenziali. Ma
quindi posso avere un po' di privacy? Non perdere occasione di farne. Sì, ma stai zitta. Decido io il bene del mio bambino, non tu. Serva di Soros. Ti dico congedo parentale e bonus pannolino subito. Qua siamo poveri, minchia. Ma che dici? Ma scusami, ZR prima era analogico. Scegli il percorso che vuoi fare. E mi hai fatto fare due pass, mucca non. Ma come si guida? È solo un gioco, non c'è bisogno di essere dei seri. Dario. Ragazzi, fa parte del mio cuore adesso. È mia figlia. Sono fiero di aver cagato fuori sta cosa. È una mia creatura questa, capite? L'ho creata io insieme a un'altra persona. È un miscuglio di disagi e di traumi. Mi ci rispecchio, capite? Attraverso il parco? Serva di sus? Attraverso il parco. Ma se faccio bere una bottiglia di Coca-Cola intera alla bambina e poi le faccio inguaiare le mento se si gonfia la bambina o fa tipo Fontana? Dario, dammi la bambina e devo provare qualcosa. No, non ti permettere, frate, non fai esperimenti su mia figlia. Ti permettere. Comunque mi fa sorridere, mi fa selezionare il percorso per andare solo avanti e basta. Non ho altri controlli. Però c'è da dire che già ha delle potenzialità rispetto a Scarlatto e Violetto. È un poligono di forma che caga e sbraia. Ma come ti permetti? No, poverino, non è un poligono, ha più forme. Hai partorito te? Circa, insieme a Bea ho partorito. E se arrivano pallonati in pieno? Oddio. Spero che ci siano gli spacciatori piuttosto, che ho bisogno un po' di sdrugo. Comunque c'è da dire che non mi hanno fatto guardare neanche a destra e a sinistra. Qua stiamo insegnando malissimo ai genitori. Quindi mi raccomando, attraversate senza guardare. Guarda, c'è un palloncino lasciato qui, lo vuoi? Ecco qui, palloncino dei drogati, ce lo prendiamo, dai, andiamo. Ecco qua, il parco senza nessuna creatura vivente. Ma c'è un uccello! Prendiamo anche l'uccello. Ah, ci parla l'uccello? Ah, è felice Lucrezia dell'uccellino. Però va bene, rimarrà traumatizzata da suo padre. Ma come ti permetti? Oh, ma che paura! Ma questo è scemo! Oh, chitarra, ma chitarra da patente! Ma che paura, pensavo ci buttasse tutto. Ma da questo, va! Ma siamo a Torino che parcheggiamo così! Pezzo di merda! Ma ha scorreggiato! Ma com'è? Sta prendendo fuoco la macchina? Fermati prima di raggiungere la puzza per proteggere il tuo bebè? E mi fermo e basta. E che faccio? Ah, è un ostacolo? Dobbiamo andare a tempo. Che succede se vado in mezzo alla nube? Ragazzi, sta prendendo fuoco l'auto. Non è rassicurante, devo dire. E che devo fare? Ah, mi scusi, sto misgenerando un poligono. Direi un po' di rispetto. Ma con che velocità è andata via l'auto? È schizzata via! Ma non è normale! Starà bene il pilota? Giriamo a destra, ovviamente senza guardare che le macchine arrivano, qua abbiamo visto. C'è un pipistrello, no, che paura, ma sei scema? Fermati, così tu potrà vedere la farfalla, ma è un po' lontana la farfalla, che ne pensi? Ma chi gli ha dato la patente? Doveva andare più a destra, ha mancato la patente. Io lo ammazzo, sta amore, stasera. Antipatico. Ok, vediamo la farfalla. Guarda là. No, vabbè, la natura. Cioè, pazzesco. Vieni qua, farfalla. Wow, what kind of animal is this? Non mi ricordo il meme, come dicevo. Poi fan fact non richiesto. Da bambino vidi dei gagni tirare delle cannonate fortissime. Ok, una zona in mezzo agli alberi del parco della mia città. E purtroppo uno di quelli ha colpito la carrozzina con un bambino dentro. Madonna, ribaltato dalle mani della mamma. Per fortuna era ben saldo con i cinturini. Però ansia dove... Minchia, che ansia, cazzo. Che pazzi in culo. Però pure la mamma deve fare attenzione a queste cose. 130 km orari in 25 secondi. 0,25. Quella macchina è carburata con cubi di ioni. Magari ce l'avessi io così l'auto. Maudna. Raga, qua siamo proprio effettivamente sul lungo fiume del Po. Vedi, siamo a Torino, raga, è ambientato a Torino. Che raga, che hai visto? Ecco il negozio di abbigliamento. Cioè, l'ha notato meglio il primo bambino. Vestiti nuovi. Che compriamo? Scegliamo. È interessata. Che bello. Andiamo. Devo selezionare con la mano. Perfetto. I
vestiti sono sugli scaffali del negozio. Puoi scegliere quello che vuoi. Oddio. Che te lo possa permettere, naturalmente. Scaffali un paio di cazzi, cioè, stanno letteralmente fluttuando, però... Vabbè, modo di dire, insomma. Prima di acquistare un articolo, puoi provarlo. Comunque mi ha fatto sorridere. Puoi acquistare articoli? Se te li puoi permettere. Capitalismo. Perché io giustamente esco di casa con 100 euro e basta. Ah, no, no, sono 1.500. 1.500, dai, 1.500. Tutte rigorosamente in moneta. Da uno. Scaffale? No, no, un gioco poco. Sei impazzita? Che succede, cacco? Tutto bene? Mi ricordo chiaramente che fosse siciliano, perché gliene tiro di tutti i colori in siciliano. Aveva ragione. Colpa dei siciliani, sempre, detto sempre. Prendiamo un'armatura in acciaio antiproiettile. Secondo me è quella con l'unicorno. Fare shopping per aggiungere vestiti al guardaroba. Hai altro da dire? Oppure possiamo continuare invece di dire ste cose super ovvie? Cioè, grazie al cazzo, no? Che se scendo vado a prendere altri vestiti. Vabbè. Che sta guardando il bebè? Io ho sempre paura quando i bebè o anche gli animali guardano i punti vuoti. Mi immagino che stanno guardando qualcosa, qualche essere che si nasconde nell'oscurità, che noi non possiamo vedere. Non ho sempre stata FIFA io. Molto spaziale questo, che dite? Ci sta? Lo prendiamo? Molto astrosauro. Oppure c'è questo bel rosastro unicorno con la sciarpa, molto alla My Little Ponies. Questo è molto cottage core, poteva piacere alla mamma. La mamma è stronza, ci ha abbandonati, quindi fanculo Bea. Voto per le stelle. Abbiamo delle stelle votate, perfetto. Molto blu, blu, blu navi tra l'altro. Ma sai che ci ho pensato anch'io a questa cosa? Ma ti sembra normale? L'armatore di Solari si fa le prove. Questo è impazzito. Samuele, mi hai bevuto qualcosa stasera? Prendi un'armatura medievale, tipo quella per... Ma smettete queste armature, non ci sono armature. Le vedete le armature? A meno che non sono tutte degli anti-supereroi. Però vabbè, anti-supereroi, vabbè. So parlare, ma io sono una capra. A proposito di siciliani, mio nonno... E uno stronzo. Che è lo stronzo? So che è mio nonno, ma si fa quello che fa. Ma che cosa? Dici cosa? Non posso giudicare una persona senza sapere cosa ha fatto. In realtà non potrei neanche giudicarla perché qualcun altro me lo dice. Però vabbè. Soprattutto la mia cagnetta, poi mi ricordo che ci vede poco. Amore cagnetta. È per colpa di quell'auto che si è scoperta la massa immaginaria. Ma in che senso? Vabbè, prendiamo questa che mi piace, molto spaziale. No, no, basta, 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 basta. Oh. Ah. Ah, non l'avevo presa. Sì, mettigliela, è carina. Ah sì, è carina anche questa, prendiamo questo. Devi mettergli l'armatura di Solarius e dirle hai mai pregato il sole. Puttana. Samuele, puoi per favore non prendere più droghe? Cortesemente. Mi stai mettendo a disagio stasera, Samuele. Smettila. Ok, davanti alla bambina poi, sei lo zio, ricorda. Zio zia. No, sembra un po' una cosa. Se prendi quella lì fai felice mamma Bea. No, mamma Bea, ricordiamoci sempre che ci ha abbandonati, eh. Acquistato, ok, usciamo. No, a posto così. Sta cercando di fare fuori mia nonna e mi tratta male. In che senso fare fuori tua nonna? In che senso? Ah, che classe Solarius. Ma Solarius non si chiama Solaire, regà. Ma che cazzo stai dicendo? Oggi veramente non so che... Non so che c'ho, i filtri si sono dissolti. I filtri dei neuroni? Non volevo causare questo effetto con questo gioco. Vabbè, continuiamo la nostra passeggiata. Facciamo la fotina. Madonna, ma il potere dei mille soli. Invia i nonni, che i nonni vogliono sapere sempre di ogni cazzo dei bambini. Ma dove è finito il nostro primo palloncino? Che è? Ah, otteniamo anche una carrozzina d'oro. Ma abbiamo la vita? Le tre carrozzine sono la vita? La bambina dura tre carrozzine? Resistente però, devo dire. Nel senso che pensi... Ma che cazzo di problemi ha? La volano. Poi non dice niente. Lei non se ne frega un cazzo. Ma lei è una bambina normale. Ah, un'altra macchina. Ma da quello. Ma vai piano, cornuto. Ma chi ti ha insegnato a guidare così? Animale. Non guarda. Continua a non guardare a destra e a sinistra. Ah, mamma mia. Ma quello... Ehi, ciao Pino, ciao, come stai? Ti sono piaciute le cassette che ti ho prestato ieri, belle? Mi raccomando, domani... Oh! Ma sto cornuto! Mi ha preso la sprovvista! Ah, no, non sono una vita quella, ok. Massa immaginaria significa un oggetto che detiene massa che supera la velocità della luce. Esiste, ma rompendo una delle leggi più importanti, ovvero che nulla che detiene massa può superare la velocità della luce. E vado, massa immaginaria, ma dove cazzo... Scusa, mi ha fatto venire sonno. È passato un'ora e abbiamo solo perso un vestito e il palloncino di Giorgino.
Che grandi che siamo. E intanto abbiamo guadagnato 100 monete. Quanto è poco fedele alla realtà sto gioco, pazzesco. E fu così che Beppe si riprese la multa perché correva in doppia fila e in contromano nel controviale. Non siate come Beppe, mi raccomando. Euro zero del ca. Tanto piacere ricevere una foto del nostro scricciolo. Ecco qualcosa per farla sorridere. Bacioni, a presto, nonna e nonno. Capito, per farla sorridere la bambina. I 500, i 50. Diamogli i soldi al bambino che ride. Ha voglia se ride, quello rido io. Ecco qualcosa per farla sorridere. Bacioni, a presto, nonna e nonno. Ma mi hanno mandato due messaggi uno dietro l'altro. 1050 monete mi hanno dato. Mi hanno dato uno stipendio. Mi hanno dato uno stipendio italiano che è basso, d'altronde. Ok. Che dobbiamo fare? Che esercizio? Mi sento così. Come? Sciolta? Accarezza delicatamente la bambina fino a quando non apre gli occhi e ti fa un sorriso. Si giochi vanno fatti col war. Voi non avete idea di quante cose. Nie, chi ti abbivo, ti accarezzo la capocchia, vieni qua. Iti, bravo vaglione. Po, la prendo a schiaffi. Po. Ah, devo tenere premuto. Guardate la mano come fa. Oh, la sto spalmando tutta, la sto spalmando. Va. Ti, beccati ste carezze. Pi, che cori. A casa sono ritti i nonni. Andiamo a rapinarli, vieni bimba, oggi impariamo a fare le rapine. Allora, tu sei quello zio che devo tenere segreto e non devo far sapere nulla della tua esistenza, perché tu sei pericoloso, Samuele, mi fai paura. Lasciami stare, non ti permette di avvicinare entro 50 metri alla mia famiglia perché ti sparo appena ti vedo, hai capito? Non ti permettere. La voce della nonna sembra fatta con gli AI. Tu sei fatto con gli AI, frate. Anche cago. Pazzita, cago. Voglio sete. Accudire i bambini mi ha messo sete. Ti metti la coperta nera addosso, così poi la bambina deve sbloccarlo. Non stiamo giocando un gioco yay. Ma ce l'hai fatta. A fare? Magari si. Ok, oh, t'ha posto, sì. Si sta spremendo. Problema con il pannolino della tua bambina. No. Devi cambiare. Ma forza io devo cambiare, che schifo. E seleziona il fasciatoio. Devo aprire il pannolino, no la mappa, scema. Oh, vabbè. Grazie Marco, però non c'ho l'acqua, quello è il problema. Allora, bobina, questa è una Glock 18 con levetta. Guarda puntata, così bravissima. Ora spara il testicolo e papà. Ma che cazzo? Sei pazzo! Ti mordo il culo quando ti vedo al Games Week. Non ti permetti di avvicinarti a meno di 150 metri in una scuola? Non siamo in America. Si è cagato addosso, tempo di buttare la bambina e prendere una nuova. Dici? Pacchetto completo? Ma lo sai che ti voglio bene, quindi niente infiniti. Non c'è bisogno di fare niente infiniti. Tranquilla. Togliendo il pannolino sporco. La posizione sembra corretta, però non mi fai manco provare. In tutto ciò c'ho sta psicopatica di fianco per tutto il tempo. Che? Togli questo è il pannolino. Non si toglie il pannolino. Aspetta, non si toglie il ai lati. Guardate bene come si prende e si stacca. Si prende dall'altro lato, voilà, e si stacca. E poi fermi un momento. Un attimo solo. Ma è pelosa. No, o è cacca? E le roccia solo io piangi un incudine boom o dici che è ancora viva? Però non riesco a capire cos'è. Cioè, sembra che la vagina è in orizzontale. Cioè, vedi che c'è tipo come se fosse un buco così. Raga, sono traumatizzato. Non è accurato. Cosa perché dicevi, Cammy? Non c'è nudità cosa? Un attimo. Alziamo le
Naruto traumatizzato. Cioè, ho già visto i bebè, tra virgolette, nudi, perché comunque, avendo i nipotini, avendo dovuto cambiare il pannolino nella vita reale, però... No, non c'è il pisellino, quindi è sicuro che è una femmina. Maledetto fotorealismo. Io per sicurezza lascio così, schermo nero. Ma no, ma scusa! Ma sei scema! Ma hanno censurato... Cioè, ma avevano censurato per i culi dei cadaveri su Amnesia! Vabbè, ma lì è più pericoloso, qua. Ma che pericolo? Era un gioco horror! Che cazzo ti aspettavi, i culi morti della gente? È una bambina, non sai manco chi cazzo ci può beccare che ci guarda. E niente. Porca tro... No, raga, è orribile sta roba. È orribile. Ma devo tenerle... Bella cacchina! Ma che commento è? Ma scusami! Che bella cacchina! E che devo fare? È tutto sporco, dai. Ma no, no, raga. Ah, devo... Metti il sapone? Stai zitta, scema, fammi... E sto pulendo la patata, che schifo, vado. No, la stai pulendo bene, Dario. Beh, ah. Perfetto, hai detto perfetto, è andata bene. No, non mi aspettavo sta cosa. Ma tu sei arrivata qua, Bea? No. Non sei arrivata? Beh, non è arrivata io qua. Io sono arrivata alla passeggiata che mi stavo rompendo il cazzo. Perché dovevo solo cliccare per andare avanti. Ok, ho buttato il pannolino. Ci stiamo arrivando, eh. Cioè, perché comunque, ok, sicuramente non è dettagliato, però comunque c'è una parte scura, capì? È impressionabile come cosa. Mamma mia. Prendi pannolino, ok, poi... Allora, quindi, per spiegare bene come si pulisce il culo di un bambino, si apre il pannolino. Stai zitta, tu scema. Si pulisce il culo del bambino tenendo le gambe in alto, ok, non a mezz'aria, semplicemente poco alzato. Poi, pulito il culetto del bambino, buttiamo il fazzoletto insaponato sporco di cacca. Togliamo il pannolino sporco di cacca, lo buttiamo nel cestino fianco a noi, mi raccomando. E prendiamo un altro pannolino pulito e lo mettiamo a posto. Non voglio sapere, Dario, ti potrebbe servire, non puoi mai sapere nella vita. Ok. Stai zitta. Ah, la cremina, raga, va messa la cremina nel culo dei bambini. Non ho mai capito, vabbè, stavo facendo da solo, perfetto. Io voglio capire, no, nella natura, no? Come facevamo in questo caso senza cremina? Ci bruciava il culo? Come? Vabbè. Vabbè. Devo spalmare la... E sto spalmando la crema. Meno male che... No, ho fatto bene a censurare. Ho fatto decisamente bene a censurare. Miglior scelta della vita, signori. E ora puoi farle vedere. Sì, decisamente. È incredibilmente wow. Davvero wow. Non mi sarei mai aspettato una scena del genere. Eccoci qua. Siamo tornati, raga. Ma io non voglio figli. Te non puoi fare queste scelte per me. E tu che ne sai? A presto. Minchia, 700. Minchia, raga, vado a fare babysitter. Che cazzo di soldi che prendo. Sì, io, Dario. Sono tutti che i bambini non cagano nella vita reale. Tu non caghi. Ma non si usava il borotalco con... è vero! Una volta si usava il borotalco e mi piaceva un botto il borotalco a me. Effettivamente adesso si mette la cremina di merda. No, è più bello il borotalco. L'ho fatto con mia sorella. Hai cambiato la cacchina a tua sorella. Che cosa carina. Sei proprio una sorella maggiore brava, vedi? La tratti male, però la vuoi bene, veramente. Io dono un corpo. Tu trascendi tutto. Ovvio che non cago. Che domande, ovviamente. Capisco. Sono ricchi nonni. Minchia. Straricchi. Oh no, però veramente andiamo a rapinare i nonni. Dario, vieni anche. Ma che cazzo rapino i miei nonni? Mi continuano a dare i soldi. Se poi non mi danno più soldi. Scemo. Massaggini. Ecco qua. Questa è la mano che ho usato per pulirti il culo. Tutta sporca. Te la spalmo bene in faccia. Va, amore mio. Ma sei proprio tenerissima sei. Oh, che carino. Ragazzi, sarei così da dei genitori. Sarei stupido in culo. Giusto, io li rapino comunque. Io ti sparo a vista. Bestia. Dobbiamo accarezzarla ancora più volte. Dobbiamo fare due stelline ogni volta. Due volte, raga. Vanno massaggiati per bene i bambini. Che carino. Oh, è bella ciacciona. Bella ciacciona. Quanti chili pesa, secondo voi? Ti piace? Ti è piaciuta? Ancora. È ingorda. È ingorda di coccole. Quattrocento chili? Ah, ci può stare. Ma dai.
Sì, adesso non si usa più perché alcuni irritavano i chiappetti neonati. Poteva causare secchezza nella pelle, mentre con la cremina si mantiene idratata. Effettivamente, scientificamente ha senso. Ma la vostra opinione non conta comunque. Bimba traumatizzata dal padre. Ma dove? Ma dove? È la mia vita. Stonks. Guadagna i bucchini dei soldi. 400 kg più grande. Ti ho dato del grassone, che simpatico. Ridere. Sei un body shamers. E se ti chiedi come faccia a saperlo, me lo hanno detto. Ah, non perché hai dei bambini segreti. Samu, cosa fai nella cantina con i bambini? Samu, cosa fai? Eh? Hai i bambini schiavi? Che lavorano per te, Samu? Eh? Ti editano loro i video? Mi mancano i miei nonni. Appena posso vado loro, così posso accarezzare la... Chi è Lucky? Chi cazzo è Lucky? Qui in realtà sono io che sto traumatizzato. Ma tu non sa neanche che esisti. Ma smetti di avere tutto sta mania di protagonismo. No, no, ci mancherebbe solo. Ah, va bene, va bene. Ok, ultimo esercizio. Così andiamo a dormire pure noi. Il cane dei miei nonni. Perché non me l'hai mai fatto vedere sto cane? Dovrai controllare se tiene la testa dritta oppure no. Ah, se è un errore di fabbrica? Ok, vediamo se funziona bene il bambino. Allora. Devo tenere premuto A? Ui, sciaccara. È un po' rinco. Oh. Sveglia. Ah, tutto qui? Era facile? Ma non ho fatto niente. Ok. Kitabi. No, non posso scuotere. Però più o meno la sto rincoglionendo. La sto collaudando, Ieri io sono vado, mi raccomando, traumatizza la bambina buona live, io voglio bene. Ciao caco, ci vediamo lunedì se ci sei. Guarda che addominali, momicino, mica. Mi spacco tutto, dammi il biberon, se no te lo metto nel culo, biberon, figlio di puttana. Sono così fiero di te. Proprio fiero. Capace di piegare 15 plasma in un colpo solo. Invece dei plank facciamo il plasma. No, fa schifo. Che sta anche diventando vecchiotto, quindi probabilmente è meglio se ci passo un po' di tempo con lui. Super consigliatissimo. Come non puoi scuotere Aspe, si fa così boom o merda, ha colpito il soffitto e è ancora viva. Samuele oggi è euforico, cioè veramente non so come prenderlo. I Planksmon, bravo Samu, bravo. Ancora? Quello non è un bebè, eh? Non è vero bebè quello. Questo è il mio bebè, il mio tuo bebè. No, questo è il tuo bebè, il bebè che hai abbandonato, solo perché l'ho chiamato Lucrezia, beh. Questa è la... È Lullu versione umana. In realtà credo di averti già fatto vedere delle sue foto nel gruppo Telegram, il dubbio ti mando adesso una foto su... Bravo, bravo, ma perché su Discord, ma su Telegram, no? No, oggi sono partito proprio. Banderino? Ci hai messo un po', ma ce l'hai fatta. Ma che doveva fare lei, scusami? Oh, che è Trish? Dice... Apri la mappa e seleziona il sapone. Era questa la cosa che volevo dirti, che mi dà un fastidio. Cioè, che piange in continuazione. I bambini piangono. Sono così, anzi, che sei pure tranquilla. No, mi dà fastidio. E che cazzo deve fare? È un suono fastidioso come l'hanno fatto qua. Sono lacrime di bambino. Guarda quello, guarda, che fascia di cazzo che sei, veramente. Ma non ti metti vergogna? No. Non sei normale. Sto facendo le fusine. Quale fusine, sto faccia di cacchio? Volete vedere il mio bimbo? No. La mia pussy. La pussy è il gatto. Volete vederlo, Dario? Metti il schermo intero, no. Devono vedere. No. Devono vedere, Dario. È importante. Rompi d'occhio. Mandate la foto. Ride del doggo? Te lo dico su dove mi hai mandato. Ma così non si vede, Dario. È il Dammo Team. Ecco qua. Ecco qua. È lì così da un po'. Si è appena sfocata la cam, no. Pensa te. Come un bambino. Cioè... Fa le fusa. E lì. Sta lì.
Cioè, non si vede bene, ma è tutto sto. Ah! No, lo spaventi, Dario. Lo spaventare gattino. Un gattino. Un bimbo. Lui è un bimbo. È un cretino, eh. Bimbo. Beh, stressata, la lasci solo tutti i giorni un bambino. Sì, hai ragione. L'ho accudito 24 ore su 24 io. Ma la smetti sta la parte di Bea che ha abbandonato sia me che la bambina? Bea non c'è, giusto per dire. Lo sto accudendo solo io. Sono un padre single. Lascialo stare. Lo stai maltrattando. Ma questo gatto è più bello di lui. Allora, Mary, così le cose non stanno. No, Mary, non ti puoi permettere. Guarda che carino. Però è carino. Guarda qua. Via, via. No, no, la coperta. Mario. Ecco qua. Allora, non puoi averlo detto davvero. Non puoi averlo detto davvero. Io pancio, volevo il tappaggio, amore. Ah, mi ha catturato Dario, aiuto. Mi ha catturato Dario. Chi è che è un meme? Aiuto. Lullu. Esatto, è Lullu che è un meme. No, 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 non è un meme. È piccolino. No, è piccolino, ha il vantaggio di essere piccolino. Lullu è già vecchia, una vecchia di merda. Aspetta. Però Lullu è grassa. Lullu, ah, se... ecco qua. Angel no, perché è nero. Oh! Ecco, ecco, lei è più forte, attacca. Yeah, lascia stare il gatto. La stai scoglionando a Lullu. Ecco. Giustizia per Lullu. Giustizia per Lullu. Mary, torna qui. Ecco, vedi, si è incazzata anche Lullu. Clonò è stupido, risuona di più con me. Preferisco Clonò. Ti permette. No, Lullu, la non ti incazzare, Lullu. La non essere isterica, Lullu. Mamma mia, Lullu, il mio primo gattino. No, ha detto Lullu. Lullu è arrabbiato. Lullu è sempre arrabbiato. Qua. Vabbè, io volevo fare l'ultima cosa, ma abbiamo finito qua. A posto. Ma no, tu mi hai interrotto. Scusa. Hai interrotto il gaming. Ora mi sento più bravo ad accudire un bambino. Mi sento più sicuro di me dopo aver giocato a sto gioco. Facciamo una fight con le scommesse. Bea, succede una cosa brutta in chat. Cosa puoi fare? No, il gatto preferito. No, il bambino preferito. Ah, il gatto più bello. Capisco. No, Dario. Dai. 3 minuti, sondaggio. Votate. Votate saggiamente. Chi vota male viene bannato. Non si fa. Non ci sono preferenze, ovviamente. Comunque ti ho mandato il cane su Discord. Intanto lo vedo nel frattempo che votate. Eccolo qua. No, amore, che carino. Amore, ma è un cane campagnolo. No, cane. Io gli darei un 11 su 10. Di base i cani sono più belli dei gatti, quindi Dario vince facile. Beh, non hai mai avuto un cane, quindi non puoi saperlo. Non sai di cosa stai parlando, Bea. Ho fatto una vendita su Redbubble. Mousepad del Monte Celeste. What the fuck? Di recente ho venduto anche la maglietta di Waddles di Gravity Falls. Tizio X continua a mettermi i mi piace su Instagram. E basta, nient'altro. Non altre interazioni, solo mi piace su Instagram, sulle storie, su tutte le storie. Solo storie. Potrebbe essere colpa mia. Che cazzo fai, Samu? Ma sei una bestia. Io non conosco i gatti. Voterò comunque. Bravo, Lia, perché tu voterai Lullu, ovviamente. Mi dispiace, ma Lullu è una dea. Vedo solo verità qua. Vediamo, vediamo. Vediamo che avevo votato. Ma... ah, devo andare sulla mia live, vero? Oh! Raga, attenzione. Attenzione. Comunque, avrei accettato se qualcuno avesse detto non voto nessuno, perché sono tutti belli. Come chi è Angel? Beh, a Mary non sai chi è Angel. No. Fagli vedere Angel, beh, visto che ti piace tanto girare con i gatti, va.
Non so dov'è in questo momento, però. Allora ti attacchi al cazzo. Aspetta. Cioè, non tu, Mary, ovviamente, parlavo Bea. Ma quanti sono? Troppi. Ne sono tre. Io non voto nessuno perché sono tutti belli. Ah, smettila, che è il tuo preferito Angel, dai. Era sdraiato sulla macchina. Amore. Stanco. Voti i miei gatti. Oddio. Lui è nero. È un gatto nero. È blecco. Non si vede un cazzo di sto gatto a partire. Un buco nero. Gatto nero. Nero, è maschio. Volevo un gatto nero. Nero, nero. Ma tu mi hai dato un gatto scemo e io non ci sto più. Cos'era? Ha spaventato l'ansia. Sto gatto è l'ansia fatto gatto. Va bene. Ok. Gatto nero. Bravo, Renzo. Ah, quello di Satana. Ah, sì. Proprio lui. Oddio. Ha vinto Lullu, Bea. 4 voti. Contro 2 di Angel e 1 di Cronoa. Lullu, hai vinto. Che cazzo fa questo? Sono scemo. Oh. Lullu vince perché poi è grassa. I gatti grassi sono belli. Anche io ho un gatto nero. Ho fatto bene a votare Angel. Aurora! Ma buonasera. È un gatto nero. Non l'ho mai visto. No, forse dall'estero ho visto qualcosa. Ah, Aurors! Ti ho mandato una nota vocale su Telegram. Se domenica sei a Torino. E se sei arrivato adesso, sappi che abbiamo giocato sta roba, oscena. E ci siamo divertiti. Abbiamo imparato ad essere dei genitori. Vero, regà? Dopo questa live vi sentite di essere pronti a diventare un genitore 1 o un genitore 2, vero? Io voglio un gatto nero, me lo consigliate? Allora, qua sarò serio. Ogni tanto succede. Quasi! Io... più che consigliarti un gatto nero, ti consiglierei un gatto e basta, nel senso un trovatello, magari un gatto che non a casa, più che altro. E un gatto che, boh, sei lì, tra tanti gatti che trovi, magari trovi quello che senti che c'è una scintilla, no? Un qualcosa dice, no cazzo, devo prendere quel gatto. Cioè, avere un gatto nero alla fine non è che cambia tanto, perché è un gatto e basta. Poi... il mio è stupido, quindi i gatti neri sono quelli seri, un po' alla Salem, più o meno. O sono stupidi. Non sei tu a scegliere il gatto, è il gatto a scegliere te. L'hai veramente detto meglio di quello che ho detto io. Vabbè, sono una capocchia, non so parlare. Ma che cazzo, beh, ma porca di quella troia. Cioè, pure ho avuto tutta la live quella cazzo di bambina là che mi ha starnutito 10 volte in un minuto. Uguale. Qui abbiamo solo cani, i gatti non li vogliono proprio. Vabbè, c'è da dire comunque meglio i cani, quindi va bene. Cat distribution system is a real thing. Ma che dici, ma sei pazzo? Questa volta si è sentito tutto, minchia, ma ci ha dato una botta di carica qua, Bastardo. E senti la scintilla elettrostatico? Attento che ti elettrizzo le palle. Comunque ho trovato un'altra foto bella di Lucky, mandata. Sai che pure dove lavoro, in una delle sale dove lavoro c'è un cane che si chiama Lucky. È carinissimo, è patato. Oh, non mi toccare, pezzo di merda. Ma che bello che è. Amore. Prova ansia sto cane. Bravo, pattalo. Ma che carino. È troppo bello. Io amo i cani. I cani sono troppo belli. Grazie per avermi blessato. Lucky du tutturu 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 ditto dara datta tiro tutturu tutturu tutturu. E questo era il mio cane. Oh, che scemo che era. Era molto scemo. Le ho fatto una foto del genere io. Io le faccio di cazzo. Bravo, carezza. Ah, che scema che è. Amore mio. Ah, no, ultima, sempre di lei. Ti fa Napoli. Ha la sciampa del Napoli. Perché sì. Amo quella vecchia sacca di affetto. Che cazzo c'entra sta foto qua in mezzo? Neanche questa c'entra, vabbè. Questa è la foto preferita di Bea. Quale? No, nessuno.
Fammi vedere al pubblico. No. Fammi vedere alla classe. No. Allora, Redbubble, vediamo un po', no, Twitch, no. Voglio trovare la foto di Lucky, che è un cane che si trova in una sala, però le avrò fatte diverse foto, dai. No, ho perso tutto praticamente. Puttanazza Eva. Se riesco a trovarvela, vi faccio vedere sto cane perché è veramente bello. È molto basso come cane. È molto carino. È bello. Però devo trovarlo, raga, devo trovarlo. Se lo trovo, ovviamente. Ci sono convinto di averle le foto. Nisce che diavolo! No, qua sono gli astrosauri, non ci interessa al momento. No, mi sa che non c'è niente. Vabbè, niente, volevo farvi vedere sto cagnolino, ma nada. Vabbè, comunque, confermi che Lucky è molto bello. Oh, ovvio che è molto bello. Un cane napoletano, cos'altro vuoi di più dalla vita? Un amaro? Ah, il cane ti fa Napoli, meno 5. Come cazzo ti permetti? Un cane di 20. Manco te le vedi le partite. Che poi sembra abbia ansia dalla foto. Ma Cristo santo, un treno quando vuole andare in giro. Ovvio! Tutti i cani vogliono andare in giro. La giovane era anche peggio. Però proprio adesso tira come una bestia. Super caricos. Mi manda un'altra foto. Altro cagnolino. Invece di parlare sempre di gatti qua che vediamo solo gatti. Ah no, era sempre la foto di prima. Molto bella. Oh, non sapevo che c'era la partita, ma mi è arrivata la notifica. Se sei vero fan, sai quando gioca la tua squadra del cuore. Facile ti fare le squadre che vincono sempre. Ah. Ti fa il Monza, va. Mandare il mio cane attuale allora. Uscitemi pet. Intanto sborgio. Intanto però ancora altro. Meglio se cambio categoria. Tanto abbiamo finito con sto coso. Penso che sto gioco, a parte essere un capolavoro, ma dubito che ci siano cose fichissime da vedere ancora. Tenevo di fare una live più corta del solito oggi. Anche se comunque sono le 11, è proprio tardi. Neanche presto. Allora, vediamo un po'. C'è un po' di gente oggi. Stasera c'è un po' di gente. Ok. Ah, ok, mi è arrivato un cane. Gatto scolastico. Pensavo fosse un cane. Pensavo fosse lì avesse mandato un cane. Oh, che carino. Ma che cazzo hai in testa, scusami. Ma se... Mi spieghi, qualcosa in testa? È una palla? Aspetta, così ve lo faccio. Così mette a fuoco bene sto figlio di puttana. Ah, ecco qua. Ok. Ha una prugna? Perché ha una prugna in testa? C'è una prugna? Oh! Ma mi sento più a fuoco. È impazzito. Ah, ok, perfetto. Gatto prugna. Prugna su gatto. Prima ti favo io da mio padre, però. Non contando gli europei di quest'anno, l'ultima partita che ho guardato era l'Italia-Inghilterra del 2003. 2021 voglio, ok, non vengo dal futuro, peccato. Vabbè, ci sta per la passione per il calcio, non è che devi forza seguirlo, in Italia è un po' più facile seguirlo, però ci sono tanti altri sport, tanti altri interessi da seguire. Io faccio sempre le battute, scherzo sempre, lo sapete come sono. Oh, Sonny, vai a fare il culo, pezzo di merda, comprateli tu sti botto del cazzo.
Bastardo, scusate, mi è scappato. So che per diventare famoso bisogna flammare. Quindi proverò a flammare chi mi sta sul cazzo. Che ne pensate? È una tattica buona? Non ho fatto in tempo. Vabbè, stavo là, sto in just chatting. C'ho le mani nei pugni. Quindi possiamo diventare cattivi stasera. È diventato Sonny bannato. Non l'ho capito. Perché sono in quel senso. Io ero ossessionato. Avevo l'astuccio, la sacca, le ciabatte, il cappello, i pennarelli. Per Pasqua ho preso l'uovo della Juve. Dai, meno male. Mi fa piacere che comunque sia uscito da questo brutto tunnel e sei guarito, Marco. Mi fa molto piacere. Bravo, Marco, bravo. Adesso può dormire sonni tranquilli. Non ce l'ho mai pronti. Ho sbagliato sound. Volevo mettere questo, vabbè. Va bene. Facciamo un po' di just chatting e poi ci salutiamo. Io vi chiedo, cara pleba, cosa farete questo fine settimana? Visto che venerdì, sabato e domenica non andrò in live, non farò un cazzo. Reaction time? Beh, potrei farlo. Per perdere un po' di minuti. Perché no? Ho mandato il coso, sono un po' male. Non sapevo dove mandare, ma fammi vedere. Ma in teoria c'ho la sezione animali. Vabbè. Ma che carino! Che carino! È il tuo questo! Guardalo che faccia! Se riesco, eh! Amore, c'ho pure il giocattolino! Che carino! Bimbo! Accarezzalo tanto! È un bambino come un bastardo. Ma scusa, ho fatto i complimenti. Piango dentro. Ah, torna tuo fratello sto fine settimana. Che culo. Minchia. Tieni duro. Ma sarà per sempre poi. Cioè, per sempre si fa dire, vero? A tempo indefinito, ecco. Leggo, mi vedo qualche serie. Vabbè, chilling, riposi un po'. Ci vediamo su Discord. Non lo so, vedo un po'. Perché domenica non penso che ci sarò. Tornerò forse il pomeriggio tardi a casa, mi riposo. E sabato forse potrei. Però sabato io vado a lavorare intorno, quindi per le 5 stacco. Penso 5 e mezza sono a casa. E che cazzo, effettivamente. Domani sera pure lavoro. Devo disegnare, devo fare le cose per pure per le fiere. Porco schifo. Damn. Tra l'altro spero che per domani mi arriva il secondo autoregalo che mi sono fatto. Che dovete ancora capire cosa sia effettivamente. È una cosa che ho pagato 170 euro su Vinted e solitamente costa molto di più. Quindi solitamente anche il doppio, no? Sui 300, 400, 500. Perché in Italia effettivamente è molto difficile ottenere una cosa del genere. E l'ho trovato per culo. Sembra in ottime condizioni. Perfette. Beh, non proprio perfette, però. Ha una custodia funzionante. Non rotta, non spaccata. Ha il manuale, che è la cosa più importante. Con questo fine settimana non lo so, si vive nel momento. Il futuro diventa una domanda solo se ci si preoccupa. Cami, hai rotto le palle. Organizza, fa qualcosa. Non vivere all'ultimo secondo. Succede di tutto e di più. Che ne sai? Ah, basta. Basta andare sul filosofico. Sì, meno filosofico. Vivite la vita come se fossi un idiota. Dire, che lavoro fai? Mi sono dimenticato, la puttana faccio. No, non è vero. Allora, io Dario. No, come ok? No, non devi dire ok. Devi dire cazzo dici, coglione. Dai, sii serio. Così devi dire Marco, sii cattivo con me. No, io comunque semplicemente gestisco delle sale in tutta Torino. E anche un po' fuori Torino. Un po' troppo fuori. Si è installato e settato Windows finalmente. Va bene, buonasera Samuele, vai via. Ma non ci riesco. Devi esserlo, devi essere forte.
Ma chi cazzo voglia di organizzarsi? Cammi, ti distruggo. Finché non mi devo preoccupare, vado avanti. Non vivere troppo nel cillo, frate. L'unica cosa che mi fa pensare sono le ambizioni e le idee. E soprattutto fottiti. Io posso. Tu? Non credo. E Cammi, senti un po'. Ammetto che io faccio fatica a leggere quello che mi mandi, ok? Perché, signori, io devo parlare un attimo di questa cosa di Cammi, ok? Il signor Cammi apprezza molto il condividere le proprie storie sui personaggi che scrive. Perché lui scrive nel tempo libero. E vi devo dire, io faccio fatica perché effettivamente comunque tutte le cose che ho, fatico. Però ammetto che è piacevole. Quindi, davanti a tutti, davanti al mio acerrimo nemico, il quale è Cammi, devo ammettere che il signor Cammi è veramente bravo in questo che fa, in ciò che fa, nello scrivere le storie dei personaggi e quant'altro. Quindi Cammi, mi raccomando, perseguita questa roba, perché non so se tu stai coltivando qualcosa o semplicemente dici ah sì, mi piace farlo, ho detto poi libero e basta. Perché secondo me, se lo coltivi per bene questo hobby, può diventare qualcosa anche di serio. Quindi mi raccomando Cammi, perseguisci, vabbè, capito quello. Quindi Cammi, mi raccomando, io quando un giorno riceverai l'Oscar per il film più bello fatto in Italia, voglio sentire dire: io ringrazio Green Soul 21 per avermi spinto a continuare questo sogno. E poi anche mia mamma, perché la mamma va sempre ringraziata. Ok. Di che tipo di personaggi? Sì, per ora esisto in vacuo. Prima o poi riuscirò a metterli in gioco. Ecco, questo vogliamo sentire da te. Ecco. Bravo, bravo. Ed Erio, tu puzzi, ecco, puzzo. Come ti permetti? Io non puzzo veramente. Io mi lavo. Io mi lavo quotidianamente. Poi magari troverai un disegnatore, un fumettista, iniziare con i fumetti, Cammi, non lo so, devi fare qualcosa, Cammi, sei bravo. Porca troia. Poi non sta dicendo niente, Cammi, vedi. Ti sta imbarazzando, Cammi. E Imberis, non Imperis. Gatti, ci sono i gatti là. Dov'è la mia lui? Verso lui. Ora sono curioso. Lui è bravo, è fetente. Perché tu mi avevi detto di essere cattivo contro di te. Ah, vabbè, ma scherzavo, non lo sai, mo mi hai ferito. Questo è il massimo che sono riuscito a fare. Mi hai detto che puzzo, per me è un problema puzzare. Mi piace puzzare. Allontano le persone, mi fa rimanere da solo. Io ho paura della solitudine. Tanto l'idea principale per i due di cui ti ho parlato la ho. Il problema è capire come cazzo creare uno un gioco, due un gioco con due stili di gameplay radicalmente diversi. Allora, due sole cose. O frequenti una scuola privata, un po' come la scuola internazionale di comics, per esempio, che non per forza i comics, anche altre che magari appunto ti impuntano su quello. Dipende sempre che devi fare, se è un fumetto, un film, un videogioco, un gioco da tavolo, perché a volte anche i videogiochi da tavolo hanno queste cose. E quindi ti impunti un po' su quello, no? Vai a studiare queste cose, trovi un insegnante esperto che ti aiuti in questo. Certo, va pagato, però è il prezzo per fare le cose, no? Se no, provi a fare l'autodidatta e via. Un botto di sede, voglio. No, scusa, ti voglio bene. Profumi di quell'odore che senti quando sei appena entrato in un kebabria pizzeria delizioso. La cipolla? Puzzo di cipolla, Marco? Stai peggiorando la situazione, Marco. Vero, a me piace anche la cipolla, però. Ti permette mai più di scaricarti, bastardo. Non è odore di cipolla. E come lo definiresti, scusami, l'odore del kebabaro? Principalmente videogiochi, infatti già faccio l'ITIS, ma probabilmente prenderò anche lezioni prima di qualcuno per imparare bene alcuni programmi. Quando potrò, ovviamente. Perfetto, ho trovato la persona che mi farà il videogioco degli astrosauri. Magari, chissà, un giorno. Vero Cammi? Vero? YouTube? Ma YouTube sì, un botto YouTube. Però secondo me trovare una scuola con un insegnante a quel qualcosa in più, perché viene anche seguito, perché magari ognuno di noi anche come autodidatta può effettivamente saltarsi qualcosa, non accorgersi di alcuni punti, di alcune cose. Potrebbe essere utile avere appunto una figura esperta che comunque tiene occhio il tuo percorso per quell'anno che paghi, ovviamente.
Io posso fare la beta test? No, perché lo rompi. Ma anche se lo può portare l'astro caffè. L'astro caffè va bene. L'astro succo di caffè. Anzi, no, profumi quando apri un barattolo di Nutella e tiri quella sniffata buonissima. Va bene, Marco, va bene. Messaggio ricevuto, Marco, va bene, ti perdono. YouTube funziona fino a un certo punto, perché il video rimane lo stesso. Se non capisco qualcosa, non cazzi me. Con qualcuno posso fare domande. Ecco, appunto, maggior ragione. Dario domanda: su cosa lo fai un gioco sugli astrosauri? E che ne so, vetture spaziali, dinosauri che fanno missioni, vedi tipo Mystery Dungeon, no? Una cosa del genere. Sì, serve un tutor, però se vuoi provare ci sono un sacco di... Oddio, leggendo i messaggi che sono andati avanti, un sacco di cazzi di me, vabbè. Un sacco di skill che puoi imparare da solo. Ah, quello sì, quello assolutamente. Se no magari ti dici, ah, come fare, boh, modellazione 3D su Unreal Engine, no? Trovi un tutorial che ti spiega bene come fare, ecco. Appunto. Si può fare. Ma minchia, se quante cose puoi fare con gli osauri spaziali, bro. Comunque dipende molto anche da quale ruolo vuoi comprire nel development. Vabbè, coprire, ecco, infatti stavo cercando di capire un attimo. Vabbè, comunque ci sono tanti ruoli, effettivamente. Comunque la cosa più difficile della programmazione è che l'unico PC che avevo è morto da mesi. Let's go! Si fa assemblamento di PC da zero proprio, da zero assoluto, nel senso che parti da dei minerali e pian piano ti costruisci un computer in quel modo. Un po' come ha fatto l'uomo durante i secoli, lo fai in pochi giorni. Che ne pensi? A me sembra un'idea interessante. Ah, comunque mi sono appena accorto che ti sei ricordato di togliere il VIP. Colpa tua perché me lo ricordi. Potevi rimanere VIP a vita senza dire niente, invece hai avuto la sfacciataggine di dirmelo. Aspetta, in che senso provo ad esserlo sempre? Ah, tenero? Ma sì, Marco è tanto tenero. Troppo tenero. Almeno da telefono posso comunque fare siti. Ah, vabbè, da quello. È qualcosa più di zero. Anche ci voglia molto, però. Signori, io... non so, vi lascerei qui, che dite? Allora, vi dico solo, per le prossime live, se vi interessa, io forse sono più predisposto a fare 3 giorni settimana prossima, dal lunedì a mercoledì. Lunedì potrei fare Stranger Games ancora e portiamo Monster Prom, che non è proprio un gioco strano, ma è più un gioco magari meno cacato, che non conosco e mi interessa. Gioco poi donatomi da Anna Tosti come regalo, grazie Anna per questa perla. Martedì poi portiamo quel gioco che si chiama Keiki's Kitab World, gioco horror della torta lì, vediamo un po' com'è. E mercoledì poi ci sarà di nuovo l'artista alle show, episodio 8, e arriverà, sarà la volta di Aurora Blu. Cazzo, devo ripassarmi le basi della programmazione, che da mesi che mi alleno. Vai, devi farlo, hai tutto il weekend, dai. Comunque per imparare a sviluppare consiglio molto anche i video di GDC. Cos'è GDC? Si trova facilmente così su YouTube? Vabbè, Dario, almeno HTML lo ricordo per fortuna. Beato te, io queste cose... col cazzo che meglio. Altra cosa, io vi ringrazio tutti quanti per ieri, raga. Mi sarebbe piaciuto fare uno speciale più speciale. Purtroppo ho notato che non sto riuscendo a fare speciali come facevo una volta. Game Developer Conference. Mai sentiti? No, più che altro dicevo che non sto riuscendo più a fare gli speciali come facevo tanto tempo fa, che avevo una scaletta di orari in cui facevo una cosa, magari portavo un momento un gioco in un certo modo, un gioco in un altro, un'intervista di giochi insieme, e duravo molto di più. Antonino, cagati nel culo, bastardo! Ah, e che cazzo, hai rotto i coglioni. Oggi sono proprio spicy, non so, vabbè. Antonino, scusami, non volevo offenderti. Comunque, dicevo, io sono stanca, quindi vado. Buonanotte, Samuele, buonanotte, ti voglio bene. Prima di staccare, dicevo che sta cosa di speciale, faccio fatica, quello e quell'altro. Mi sarebbe piaciuto farlo anche ieri, una cosa un po' più particolare, dettagliata, interessante. Però, nonostante ciò, mi sembra che sia stata divertente, soprattutto per Gartic Phone con gli altri, anche se è stato un po' rischioso.
prossima volta devo dire i paletti che ci sono. E anche bello per la sezione delle carte, che è stato divertente. È stato bello spacchettare le carte. Mi sarebbe piaciuto fare qualcosa di più. Mi piacerebbe riuscire a fare di più. Però effettivamente mi rendo conto che ormai al quarto anno di live che faccio, al terzo di fiere, credo che faccio, direi che considerando che faccio anche lavori per, cioè che sto provando a scrivere un fumetto, tra l'altro sto facendo molta fatica, sono molto pieno, poi c'ho il lavoro, dovrei anche socializzare nella vita, quindi sto cercando di tenere tutto abbastanza equilibrato e sto periodo ultimamente sento di riuscirci bene o male. Però sì, mi manca effettivamente fare queste live belle lunghe, pienozze, speciali, particolari, e spero magari in futuro di farle. Soprattutto tipo per, che ne so, la live di settembre con la September Day, diciamo, no? Vediamo un pochino. Perché mi mancano, boh. Da una parte sento che è come se non mi stessi impegnando. Oppure che mi stessi impegnando poco, ecco. Onesto. Perché effettivamente prima ci mettevo molto più impegno. Adesso, diciamo, che con i contenuti che sto facendo, mi sta piacendo di più portare le live. Perché ormai ho dato un andazzo al canale, che sta andando bene, più o meno in certo senso automatico, quindi mi va bene come sta andando. E magari un po' meno la parte come io mi comporto effettivamente, cioè come come streamo, come faccio lo streamer. Mi piacerebbe migliorare su quel punto di vista più che altro, però ci si impegna. Tutto questo bordello per dirvi comunque, nonostante tutto, mi ha fatto piacere vedervi tutti. È stato bello, è stata una bella live. Mi sono divertito e mi ha fatto piacere vedervi tutti, anche divertirvi. È stato bello, è stato bello. Mi ringrazio. Mi avete reso anche voi il compleanno speciale insieme a Bea. Vi voglio bene. Non bisogna per forza fare qualcosa di astronomico, fare qualcosa di bello. A volte la semplicità è la chiave. E tu ti sei divertito. Noi ci siamo divertiti. Hai fatto Isaac. Ti sei divertito. Cosa? Sì, però è anche un po' la soddisfazione personale fare qualcosa di in grande. Penso che sicuramente se dovesse mai effettivamente diventare una cosa di un po' più serio, se mai dovesse succedere, perché io comunque ho ambizioni troppo grandi effettivamente, in quel caso magari dico ok, diamo un maggiore focus su Twitch e facciamolo. Infatti non so come fai a fare tutto, Mary, non lo so. Infatti ogni volta ho paura di andare in burnout, onesto. Però a volte mi metto con la mano nella coscienza e dico ok, sono stanco, non faccio un cazzo oggi. Perché io aspetto ogni volta il weekend, il fine settimana, per mettermi sotto, per fare le cose delle fiere, per scrivere il fumetto e quant'altro. Però dico ok, se proprio non ce la faccio mi riposo, perché ne ho bisogno. Poi nelle mie possibilità comunque al momento ho fatto un bel po' di cose per le fiere. Pian piano farò altre cose, però con molta calma. Purtroppo io con tutto sento di essere non svantaggiato, perché non è uno svantaggio, è semplicemente il fatto che sono più indietro per ovvi motivi, perché gli altri magari, cioè altre persone hanno una corda da tirare, magari qualcuno due, io due tre corde, quindi devo tirare più peso. Sono un cretino, mi faccio del male, ti cago nei pantaloni. Spero che lo farai, guarda. Voglio avere il tuo ricordino nei miei pantaloni. Sacchi, i soldi. Ma i soldi dove? Meglio dividersi le cose poco a poco piuttosto che fare calcoli. Lo so. Però ammetto che, vabbè, a parte di avere gli alti e bassi, raga, come tutti, ma io ne ho avuti tanti che ho voluto rinunciare o le fiere o le live, qualsiasi cosa. Però ammetto che comunque è stato forte anche il pensiero di dire ok, mollo una cosa per seguire solo una. Però onesto, Non riesco perché non c'è, cioè mi piace fare live, andare in live a fare cazzone, a divertirmi con voi, cercando sempre comunque di impegnarmi a portare comunque qualcosa di qualità, se si può fare, se si riesce, anche se è difficilissimo, non è una cosa per tutti ovviamente, ma ci provo. Mi piace tantissimo andare in fiera a esporre le mie cose, i miei disegni, i miei lavori, la gente che impazzisce, perché comunque non sarò un artista bravissimo, però quella roba che ho comunque piace ad alcune persone
è un bel boost all'autostima, eppure là, cioè non è che è una cosa che fai sempre. Sono tutte cose belle che mi piace fare e non posso rinunciare, non riesco. L'unica cosa che posso rinunciare è al lavoro da spenderci sopra, quindi devo alleggerirmi un po' più il lavoro, anche se questo costerà un po', diciamo, sul fattore magari, tra virgolette, risultati. Rinunciare alle ferie, le ferie che rinunciano. Ma che cazzo si dice? Ma questo. Che vuol dire? Non come me che finisco con i cariconi e vado con un fulmine perché sono stronzo. Vabbè, tu sì, sei un po' stronzo. Però, anche tu ti stai dando da fare. Però non ti ammazzare pure tu, Che è bello dire agli altri le cose, però poi fare le cose che dici di non fare agli altri. Non funziona così. Devi applicare le cose che dici agli altri, devi applicare anche a te stesso, famo. Vabbè, detto ciò, penso che possiamo anche andare a dormire adesso. Una chiacchierata del cazzo, io se l'ho fatta. E niente. Non penso che riposerò questo fine settimana, perché 2 turni faccio di fila e una domenica devo stare fuori tutto il giorno. Non mi giudicare. Certo che ti giudico, io giudico tutti. Tutti quanti. Allora, da chi andiamo? Vi dico categorie, così magari mi tengo anche la trappola. Seguiti. Dai, ha messo la storia, il coglione. Allora, abbiamo Pokémon Unit. What Remains of Edith Finch, ma non lo farei perché c'è Anna Tossi che mi ha regalato il gioco e devo giocarlo. Sarebbe spoiler. Abbiamo una Fields of Mistra, che non so cosa sia. Cult of Lamb, però Erasmo l'abbiamo raidato penso anche 2 volte, credo. Drakshan è su Catcast. E c'è una Yumenikki se qualcuno interessa. Go from nice guy to Dialga in 30 days. Transformation routine. Regà, penso di aver perso Kami. Ufficialmente. E mi dispiace, sono triste per questa cosa. Oppure nel caso andiamo da Wukong, che lo stanno portando tutti. Giustamente, periodo. Che dite? Non si perde mai. Mi piace come motto. Non perdi se accetti la sconfitta. Se non accetti la sconfitta, vabbè. Non Wukong, ti prego. No, ok, va bene. Andiamo dopo Wukong. Metal Gear Solid. Non c'è nessuno che sta portando quella schifezza di gioco. No, aspetta. No, ok. Se non volete nessuno, facciamo raid. Va bene. Tutti silenziosi, va bene. Mi faccio i cazzi miei, raga. Non vi permetto più di parlare. Very Sart. Ma mi è familiare Very Sart. Io non l'avrei su me. E lei? Very Sart? Ma non la seguo. Pensavo di seguirla. È una lei, giusto? Però anche Kika va bene. Vabbè, però se anche Camion l'ha detto. La stessa? Oh, andiamo da Very Sart? A questo punto approfitto. Avete detto in due, raga, andiamo da lei. Very Sart, sì, è lei, Derio. Te l'ha chiesto Kami, però, scusami, rispondi a Kami. Va bene, patati. Grazie mille a tutti per la compagnia. Spero che. Raid Browser? Trova qualcosa. Ah, che carina sta cosa! Che fa? No, ma che figo! Mi fa trovare la lista. Ma così comodissimo, non devo guardare il cellulare ogni volta. Raid Browser, fichissimo. Horror alieno. C'è un arabo, andiamo dall'arabo. Allora, però, frate, cioè, seguito. Ha fatto un raid verso di te pure, ci sono i filtri? Erasmo e Drakshan. Stessa categoria? Chi c'è? Siratini e Chill, 50 specs. Dimensioni o simili, dimensioni simili, però è un po' strano, posso dire. Ma questi sono col petto nudo da fuori, si può fare su Twitch? Carino però che ti mette anche i filtri, tipo i stessi spec, eventi. Ha fatto un raid verso di te, stessa categoria. Comoda come cosa, raga. Comodissima. Vabbè, noi intanto comunque ci vediamo lunedì prossimo, ok? Probabilmente facciamo anche spacchettamento del merch delle fiere nuove. È la seconda tranche, diciamo. Ma si può fare un cerca, basta. Cerca, come si chiama? Vivi. Ho perso il nick, raga.
Berisart. Eccola qua, sta su Metal Gear Solid, ok. Perfetto. Sette spettatori, inizia a guardare. Oh, minchia, mi fa vedere anche... Ah, ma lei è... Furry. Cioè, no, Furry, come... 2D, no. Cioè, ti dice pure... Non abbonato a Verisart. Non abbonato a te. Non ti segue e non segue Verisart. Cioè, non ci seguiamo, non ci siamo mai fatti là. Niente, un cazzo. Carina però sta cosa pure di vedere le cose. Cioè, che figata. Come bussa? Ah, posso anche bussare, è vero. Vado dalla gente a chiedere le collaborazioni. Che roba. Pazzesco. Quindi Verisart. Ok, Tabby. Scusa, ma scusa. Verisart. Ok, io seleziono. No. Vabbè, facciamo così. Copio e incollo. E vaffanculo. Va bene. VTuber. VTuber, non mi viene in mente. Grazie per tutto. Io vi voglio bene. Ci vediamo lunedì prossimo. Verso le 8:30. E buonanotte, raga. Vi voglio bene. Mi raccomando, fate i bravi, eh. Nel caso poi mi troverete sicuramente domani sera da Pillole di Gamer, che farà live su un gioco vecchio PS1. No, ho fatto taglio. Che pagliaccio.